C'è sbagliata l'impostazione, si fa Buonasera a confusione così. tutti. Riesco a riprendermi dopo. No, manca. La parola al segretario, quindi riprendiamo il consiglio. La parola al segretario generale per l'appello, grazie. Buonasera. Aiosa, Antonioli, Bernardi, Boccia, Caponi, Chittò, arriva, Cremonesi, De Noia, Di Stefano, Arriva. Feltrin, Franciosi, Gianvecchio. Sì, è là. Gli arriva e silenzi sono assenze. Allora, la Miranda, Assente. Landucci, Assente. Lanzoni, Nossa, Pastorino, Pennasi, Pietra, Romaniello, Teormino, Tittaferrante, Torraco, Tremolada, Vavassori. Ancora no. 3, 6, 10. Poi arriva. 15. 15 e 10. Quindi consiglieri presenti 15, assenti al momento sono 10. Causa di un impegno istituzionale, il sindaco porterà un po' di ritardo, mentre l'assessore Montrasio non riesce a partecipare alla seduta. Non è previsto l'inno perché è un'unica convocazione del Consiglio Comunale con l'ordine del giorno da ultimare. Quindi non ascoltiamo l'inno, ma abbiamo bisogno di tre scrutatori, due della maggioranza, Cremonesi, Mauro, Bernardi e Romaniero. Grazie. Quindi diamo inizio alla seduta da dove si è interrotta ieri sera. Ieri sera è stata iniziata la fase della trattazione e votazione degli emendamenti, fino all'articolo 4, punto 10, per cui riprendiamo dall'emendamento successivo che corrisponde esattamente all'articolo 5.5, presentato dal Movimento 5 Stelle. Prego, consigliere Francesco. Grazie Presidente, buonasera. Allora, questo emendamento porta subito un errore che mi è stato fatto notare dalla dottoressa Di Girolamo e dalla segretaria dell'Orto. Lo leggo quindi corretto, c'è una ripetizione all'interno del testo, leggo direttamente l'emendamento senza leggere la parte del testo vigente. L'emendamento dice: il Comune partecipa nell'interesse dei propri cittadini alla costruzione di un'Europa democratica e contribuisce a creare una cultura europeista. Ricerca legami di collaborazione, solidarietà e amicizia con città di tutto il mondo, estendendo iniziative di gemellaggio o altre forme di relazioni permanenti. Qua da promuove è la parte da eliminare perché poi si ripete dopo, quindi si passa alla parte sottolineata in grassetto. Il Comune, secondo i dettami costituzionali, è contro la guerra, promuove e favorisce iniziative di pace, di collaborazione pacifica tra popoli, di impegno per debellare la fame e il sottosviluppo nel mondo. Di fatto quello che chiediamo di introdurre con questo emendamento è la frase: il Comune, secondo i dettami costituzionali, e contro la guerra. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosi. Anche qui è prevista la dichiarazione di voto per chi volesse intervenire, altrimenti andiamo subito in votazione.
Non ci sono dichiarazioni di voto, quindi mettiamo in votazione l'emendamento all'articolo 5.5. Inizia votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 16, contrari 2, astenuti 1, favorevoli 13. Il Consiglio approva. Procediamo con l'emendamento apportato all'articolo 5, da aggiungere i commi 7, 8 e 9. Anche qui faremo tre votazioni. Grazie Presidente. Prego. Faccio una lettura unica, poi ci saranno tre votazioni. Ok, allora questi tre commi, il 7, l'8 e il 9, sono da aggiungere all'articolo 5. Aspetto. Mi scusi, facciamo una alla volta, almeno così lo votiamo, lei lo spiega, lo illustra e poi lo votiamo, almeno così per non confondere magari. Prego. Ok. Allora, articolo 5,7. Il Comune promuove la giustizia e la sicurezza dei cittadini in ogni ambito attraverso un'attività di monitoraggio puntuale delle criticità e situazioni in contrasto a qualsiasi sopruso o diseguaglianza di trattamento dei cittadini ed è in obbligo di porre rimedio alle stesse facendosi responsabile attivo e rispondendone alla cittadinanza nell'ambito della propria attività amministrativa. Grazie. Anche qui se ci sono interventi per dichiarazione di voto, ha chiesto la parola il consigliere Feltrini, prego. Grazie Presidente. Mi trova favorevole però chiedendo alla consigliera se fosse possibile integrare solo parte di questo comma. In particolare nella penultima riga, quando si dice che è in obbligo di porre rimedio alle stesse, io aggiungerei proprio per correttezza per quanto attiene alle sue competenze, se no davvero ci facciamo carico di tutte le sfide. Se non ci sono interventi, ridò la parola alla consigliera Franciosi per la richiesta giunta. Prego. Grazie Presidente. Sì, ovviamente è implicito, ma è giusto esplicitarlo perché oggettivamente messo così sembra che il Comune debba porre rimedio a tutto. Rileggo quindi il testo. Il Comune promuove la giustizia e la sicurezza dei cittadini in ogni ambito attraverso un'attività di monitoraggio puntuale delle criticità e situazioni in contrasto a qualsiasi sopruso o disuguaglianza di trattamento dei cittadini ed è in obbligo di porre rimedio alle stesse per quanto attiene alle sue competenze facendosi responsabile attivo e rispondendone alla cittadinanza nell'ambito della propria attività amministrativa. Grazie.
Grazie anche qui, se non ci sono interventi mettiamo in votazione il comma 7 all'articolo 5, così come modificato dalla stessa consigliera. Inizia votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 16, contrari 3, astenuti nessuno, favorevole 13. Il Consiglio approva. Sì, scusi Presidente, io mi sono addormentato mentre si votava. Quindi sono a favore. Procediamo avanti con l'illustrazione dell'altro comma, prego. Allora, il comma 8, che è abbastanza di attualità con le vicende comunali. Con questo emendamento chiediamo di, lo leggo, il Comune riconosce come imprescindibile diritto della cittadinanza la possibilità di usufruire di servizi che siano di livello dignitoso, rendendosi responsabile della gestione del monitoraggio ed anteponendo gli obiettivi di raggiungimento dei livelli minimi accettabili a qualsiasi contributo per strutture di carattere privatistico aventi medesime finalità. Questo perché? Perché secondo noi i servizi alla persona devono sicuramente rimanere il più possibile pubblici e sicuramente non devono essere gestiti per ottenere un mero profitto per le strutture private. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosi. Anche qui non vedo prenotazione per dichiarazione di voto. Allora andiamo in votazione col comma 8 all'articolo 5. Inizia votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto. 16, contrari 7, astenuti 1, favorevoli 6, 2 non pervenuti. Allora facciamo la dichiarazione, consigliera Franciosi, prego. Raiosa, ma fa niente. Favorevole. Presidente, il mio voto è favorevole. Grazie. Anche il mio è favorevole. Quindi abbiamo 9 favorevoli. Pietra contraria. No, volevamo capire se è un problema tecnico o dipende da noi, perché se è tecnico a questo punto alziamo con la mano. Scusate, perché se ogni volta diventa complicato. Regia, è possibile riproiettare la torta sull'ultima votazione?
Allora, io ho votato no, però risulto astenuta. Io voto sì, no, non votante. Non votante. Cristo. No. Presidente, scusi, ma non possiamo rifare la votazione? Possiamo rivotarla questo? Sì? Va bene, azzeriamo la votazione. Però bisogna votare. Però per cortesia, Ripetiamo la votazione al comma. Ripetiamo la votazione al comma 8 dell'articolo 5. Inizia votazione. Speriamo bene. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 20, contrari 10, astenuti 1, favorevoli 9. Il Consiglio non approva. Adesso corrisponde. No, non voglio fare, no, essere pesante, però dipende da noi come votiamo, col ditino. Non c'entra nulla lo strumento elettronico. Quindi andiamo avanti. La parola al consigliere Franciosi, prego. Grazie Presidente. Allora, comma 9. Il Comune tutela la qualità della vita e la salute pubblica con attività rivolte a prevenire, reprimere ed eliminare ogni forma di inquinamento, promuove il risparmio delle risorse naturali e ambientali e tutela il patrimonio naturale e paesaggistico, storico ed artistico, privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente, concorrendo alla difesa del suolo e favorendo prioritariamente il recupero dell'esistente, migliorandolo per il raggiungimento di livelli di prestazione individuati dalle norme previste per le nuove realizzazioni. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali ove necessari. Grazie. Chiesto la parola il consigliere Nossa per dichiarazione, prego. Sì, grazie. Noi voteremo a favore perché vediamo questo articolo 5, diciamo, con questo comma, che verso la direzione anche di ciò che era stato detto in questo consiglio comunale, ossia il fatto di utilizzare meno territorio possibile ma di recuperare l'esistente. Noi, essendo come altri, diciamo, movimenti o partiti favorevoli a stop consumo del territorio, questo è un emendamento, diciamo, allo statuto che ci trova completamente favorevoli e vorremmo rimarcarlo perché in effetti sarebbe una politica da attuare un po' più frequentemente. Grazie. Grazie al consigliere Nossa. Anche qua non vedo. Andiamo in voto. Inizia votazione. Fine votazione. Cosa c'è? È colpa sua perché non si sente quando inizia la votazione. Ma come non si sente? Regia, poi annulliamo questa votazione e la rifacciamo? Grazie.
Quindi azzeriamo la votazione di prima, rivotiamo al comma aggiuntivo a 9. A 9. Inizia votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 21, contrari 1, astenuti 1, favorevoli 19. Il Consiglio approva questo comma aggiuntivo. Allora, procediamo con gli emendamenti, l'emendamento presentato all'articolo 7.3, presentato a prima firma dal consigliere Nossa e dalla consigliera Franciosi. Quindi chi vuole illustrarlo è il consigliere Nossa, prego. Sì, grazie Presidente. È un emendamento questo che a nostro avviso rispecchia ciò che era stato detto in commissione, che probabilmente per un errore di trascrizione o perché si è lavorato veramente tanto in commissione è andato forse perso, almeno a noi così sembra, e quindi ci è sembrato corretto di aggiungerlo. Se così non fosse è una valutazione esclusivamente politica e quindi si voterà sulla situazione e il discorso politico. Praticamente il comma 3 dice: le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle modifiche statutarie che devono essere precedute da idonee forme di consultazione dei cittadini. Questo è quanto è adesso. Noi aggiungiamo, ad eccezione dei casi in cui si debba adeguare a norme e leggi superiori allo statuto. Grazie consigliere Nossa, anche qua prevista la dichiarazione. Allora andiamo in votazione. No, io guardo, vi dovete prenotare per intervenire. Allora andiamo in votazione l'emendamento all'articolo 7.3. Inizia votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 22, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 22. Il Consiglio approva all'unanimità. Io questo emendamento pensavo di discuterlo quando poi arriviamo all'articolo 22.
Ho visto adesso che è cioè calendarizzato prima. Ok. Ok, quindi va bene. No, beh, se discuto, discuto tutti e due. Cioè, nel senso, la votazione varrebbe per una sola, giusto? O per tutti no. e due? Qui abroghi. Le votazioni sono distinte. Se vuole qui parlare delle motivazioni di questa abrogazione, collegandosi, anticipando il tema successivo, sul successivo richiama l'argomentazione da adesso e si vota semplicemente. Quindi chi è che lo mette? Questo qui è stato proposto dal gruppo Movimento 5 Stelle, da SEL e da Sesto nel Cuore. Prego. Allora, l'abrogazione del 16 bis la trovate? All'interno dell'emendamento che reca l'inserimento del 22 ter. Come cappello del 22 ter trovate l'abrogazione del 16 bis. E quindi al contempo il 16 bis si propone l'abrogazione, il 22 ter si proporrà l'inserimento. Parola la consigliera Franciosi, prego. Ok, no, scusi, perché pensavo volesse intervenire la Miranda, per quello che non avevo ancora... Ok. Allora, proponiamo l'abrogazione dell'articolo 16 bis, bilancio partecipativo. Il Comune riconosce l'importanza di forme di bilancio partecipativo. E perché proponiamo l'abrogazione? Poi ovviamente vedete nella parte successiva dell'emendamento quello che proporremo come 22 ter. Perché, visto che ormai credo 2 anni fa è stata votata in quest'Aula a maggioranza una mozione sul bilancio partecipativo, e visto che quella mozione chiedeva, definiva esattamente quello che veniva richiesto all'amministrazione in merito al bilancio partecipativo, abbiamo ritenuto estremamente riduttivo riassumere la discussione e la trattazione di quella mozione in un'unica frase che sinceramente dice poco o niente, non rimanda ad alcun regolamento, visto che per applicare il bilancio partecipativo ci vuole anche un regolamento, ci fosse stato almeno il rimando il regolamento comunale disciplinerà la materia del bilancio partecipativo, avrebbe avuto forse più senso. Inoltre riteniamo che l'introduzione del bilancio partecipativo a livello dell'articolo 16 parla di garanzie circa il diritto di informazione e di partecipazione non sia la sede corretta di questo tipo di tema, quanto la sede più corretta è l'articolo 22 che parla proprio delle forme di consultazione popolare, proprio perché il bilancio partecipativo risulta in ultima analisi essere una forma di consultazione popolare oltre che partecipazione cittadina. Di conseguenza, questa è la ragione per la quale chiediamo l'abrogazione di quell'articolo. Grazie. Grazie per l'illustrazione. Ha chiesto la parola il consigliere Feltrin. Prego. Grazie Presidente. Io avevo bisogno di un chiarimento procedurale però da questo punto di vista. Volevo capire appunto se stiamo seguendo l'ordine degli articoli e dei commi, quindi in questo caso va solo in votazione l'abrogazione del 16. Grazie.
chiesto la parola a Nosse per dichiarazione, prego. No, al di là della dichiarazione di voto, noi personalmente abbiamo un problema che sicuramente adesso ci verrà dipanato, nel senso che è vero ed è chiaro, l'articolo 16 bis viene abrogato, però nello stesso emendamento vi è scritto si propone invece di introdurre l'articolo 22 ter come segue. Secondo me, se approviamo questo emendamento, è automatico che approviamo anche il 22 ter. Dico io. Ok, e allora la mia domanda è, non converrebbe in questo emendamento cancellare l'ultima riga e quindi lasciare un buco del 16 bis che adesso abroghiamo o se si vorrà si abroga? E dopodiché, quando si parlerà del 22 ter, al limite vedremo, perché io ho l'impressione che il periodo, l'emendamento è unico e quindi nel 16 bis vi è anche scritto di introdurre l'articolo 22 ter come segue. Che a me parentesi va benissimo, però è una questione di chiarezza e anche di onestà intellettuale. Posso, Presidente, anch'io interloquire su questo? Perché sono andato a leggerlo. In realtà, anche se formulato come un unico emendamento, su questo do ragione diciamo, al segretario, è sviluppato in due, perché in uno è autonomo, si propone la abrogazione dell'articolo 16 e l'altro dice si propone l'introduzione dell'articolo 22 te. Sono due autonomi disgiunti pur essendo in un unico corpo di emendamento. Poi c'è il problema che avevamo detto, non facciamo un unico emendamento dove si abroga, si inserisce per dare agevolazione poi nei discorsi, però in realtà se poi andiamo a vedere sono autonomi e disgiunti, quindi poi dopo mi rimetto io, nel senso che sarebbero autonome le due cose, uno propone l'abrogazione e poi c'è un'altra proposta di introdurre un altro articolo. E confermo quello che diceva appena detto il consigliere, nel senso che sono autonomi nei contenuti. Quello che voglio dire io, e poi la seconda cosa è la procedura che era decisa in serie di conferenza per dare un ordine, perché ci sono degli altri passaggi che eventualmente sono connessi. L'unico suggerimento che do io, laddove la connessione sia importante per motivare il voto su un punto, la questione è risolvibile in serie di dichiarazioni di voto, nel senso che il voto di abrogare un articolo che nei contenuti e vicino a se stessi è motivato dal fatto di collegarlo al voto che si darà magari su un altro passaggio che viene a sostituirlo. Cioè, se la motivazione è quella, in serie di dichiarazione penso che sia possibile comunque rispondere eventualmente a questa esigenza. Nel merito in questo caso sono proprio distinti, ecco. Quindi faremo due votazioni separate. Adesso stiamo per andare in votazione. Ha chiesto la parola il consigliere Romanello, prego. Sì, grazie Presidente. Prima una comunicazione di servizio, perché molti cittadini ci seguono in diretta dal sito del Comune. E qualcuno mi ha chiesto appunto, siccome molte volte stiamo a discutere di documenti che però loro non possono vedere, quindi capire se è possibile, adesso al di là chiaramente degli emendamenti che è difficile metterli subito online, ma dalla prossima volta, se possibile, rendere disponibili i testi delle delibere in modo tale che il cittadino che guarda la votazione ha anche il testo che è oggetto poi della discussione. Questo, non so se è possibile, lo pongo come... sì, però diventa per agevolare poi anche l'utilizzo della diretta, perché comunque deve andare nel laboratorio, però questo poi sul merito io voglio dire una cosa. Noi abbiamo fatto un certo numero di commissioni, no? E l'obiettivo di fare le commissioni è di evitare che poi il Consiglio Comunale diventi essa stessa una commissione. Quindi adesso ci troviamo questa sera a votare su un numero di emendamenti che secondo me sono spropositati rispetto a quello che è il lavoro fatto che in commissione, perché la commissione è un luogo dove queste cose devono essere sviscerate. Ma al di là di questo pongo anche un problema di carattere tecnico, perché adesso scusi la Miranda, sto dicendo un'altra cosa. Perché se adesso noi votiamo l'abrogazione dell'articolo 16, cioè nell'articolo 16, e se paradossalmente non viene introdotto, perché la votazione va in un certo modo, il 22 ter,
significa che il bilancio partecipativo sparisce del tutto. Quindi qua c'è anche una pericolosità, perché, voglio dire, magari non era nell'intento di chi ha voluto scrivere l'emendamento, però tecnicamente, avendo scisso le due votazioni, vuole dire qualcosa, segretario? Prego, vada avanti. Posti liberi ci sono sempre. E allora, quindi questo diventa poi, e questo, diciamo così, anche una delle motivazioni per cui il mio voto, ma il voto anche credo dei miei amici consiglieri del PD, sarà contrario. Allora, visto che nulla osta per il consigliere, se vuole dare un'altra spiegazione tecnica, la parola alla dottoressa. La sua perplessità sul fatto che si possa arrivare all'anomalia, immagino che sia la perplessità per la quale la consigliera ci ha tenuto a dire che era un tutt'uno, e anche i consiglieri che sono intervenuti. Quindi a livello di principio può avere un senso, ma quando ci si è dati un ordine per procedere, si è dati un ordine anche con questo rischio che immagino sia sopperito dall'attenzione vostra nel votare in modo coerente sull'uno e sull'altro, in modo tale che alla fine il risultato non porti quelle discrasie, ecco. Perché evidentemente la ragione per la quale hanno insistito sull'unicità del pacchetto per evitare che ci siano disallineamenti o doppioni o addirittura che va via tutto, però voi siete presenti in scienza e coscienza e insomma immagino che non capiterà questo, ecco. Ho chiesto la parola alla consigliera Franciosi, prego. Sì, grazie Presidente. Allora, siccome ieri non c'era consigliera Romagnello, le faccio presente la ragione per la quale il Movimento 5 Stelle ha presentato così tanti emendamenti. La ragione è perché tutte le proposte che abbiamo fatto alla Commissione non sono state accettate, cioè non è stata accettata mezza proposta. Di conseguenza, neanche quelle che sono state votate, nello specifico l'articolazione sul bilancio partecipativo, che era, secondo me, un argomento pacifico, cioè era per me, io lo davo per scontato, ho sbagliato, visto che, come dicevo prima, la mozione sul bilancio partecipativo era stato votato a maggioranza e non la maggioranza dell'opposizione, bensì da voi, perché se non ricordo male parte dell'opposizione aveva anche votato contro. Detto questo, proprio ieri sera l'ultimo emendamento che è stato bocciato, sempre proposto da noi, riguardava proprio la trattazione in termini generici del bilancio partecipativo, perché dal nostro punto di vista la trattazione più generica, quindi diciamo più filosofica, del discorso bilancio partecipativo doveva rientrare o sarebbe dovuta rientrare nell'ambito dei principi generali. Torno a ripetere, la frase "il Comune riconosce l'importanza di forme di bilancio partecipativo posizionata all'articolo 16 svilisce secondo noi l'argomento. Detto questo, nella logica degli emendamenti che abbiamo presentato, perché non li presentiamo così tanto per, c'era quella di riportare la trattazione più generale del bilancio partecipativo nell'articolo 4,10 e poi esplicitarlo nelle forme di partecipazione, quindi all'articolo 22 ter, dove come vede è stato articolato e si rimanda ad un regolamento, cosa che, come dicevo in presentazione dell'emendamento, nell'articolo 16 bis non si fa riferimento al regolamento, e torno a ripetere, senza un regolamento il bilancio partecipativo non è attuabile. E visto che in altri articoli si fa riferimento, quando si parla di argomenti come ad esempio lo vedremo sull'articolo 20 sul referendum, si fa riferimento ai regolamenti, diversi emendamenti proposti nel testo che poi andremo a votare finale, si è eliminato la specifica del tipo del regolamento e si fa riferimento a un regolamento comunale generale, mi sembrava più logico inserire anche per il bilancio partecipativo un riferimento a un regolamento. È questa la logica degli emendamenti. Le ripeto, la ragione per la quale noi abbiamo presentato così tanti emendamenti è perché in Commissione non siamo stati ascoltati. Poi
come diceva Tremolada, può essere consigliere Tremolada, può essere colpa del fatto che io avendo partorito non ho potuto partecipare a parte delle commissioni e sono ritornata in commissione a settembre, mi dispiace, purtroppo la famiglia ha avuto la precedenza sullo statuto. Grazie. Grazie. Prima di andare in votazione, l'ultima risposta. Rapidissimamente volevo solo dire, rispetto a rendere disponibili gli atti del Consiglio Comunale, c'è un distinguo tra le delibere, che sono gli atti che si perfezionano quando voi decidete, quindi gli atti di espressione di volontà del Consiglio Comunale, e le proposte deliberative. Le proposte deliberative sono soltanto a vostra disposizione, previa istruttoria degli uffici, non sono a disposizione di nessuno, sono gli atti sulla base dei quali poi decidete. Non escluso che possiate decidere però con regolamentazione esplicita un qualcosa di diverso, rendere edotto il mondo di quello che avete a disposizione per dover decidere, ma con tutte le considerazioni e valutazioni del caso evidentemente. Attualmente gli atti che sono pubblici pubblicati all'albo pretorio sono all'albo della trasparenza, amministrazione di trasparenza, e sono le delibere, cioè le decisioni che assumete alla fine delle sedute e non le proposte che trovate in atti. Grazie alla dottoressa. Quindi non ci sono dichiarazioni, andiamo in votazione della proposta di abrogare l'articolo 16 bis. Inizia votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 23, contrari 14, astenuti nessuno, favorevoli 9. Il Consiglio non approva. Procediamo fino all'articolo 18.4 con un emendamento presentato da SEL, Sesto nel Cuore, Movimento 5 Stelle. Lo illustrerà la consigliera Franciosi, prego. Avevo detto, Presidente, che avrei parlato parecchio questi giorni. Allora, questo emendamento è stato il frutto di una discussione anche con i comitati dei cittadini che hanno partecipato alle commissioni. E la ragione per la quale presentiamo questo emendamento è perché, soprattutto viste le esperienze dei comitati rispetto alla trattazione delle petizioni in commissione consigliare, loro notavano quanto la commissione consigliare poi venisse convocata in ritardo, non solo si discute, cioè in ritardo rispetto alla risposta del sindaco, in questo modo poi i consiglieri venivano a conoscenza della petizione solo a seguito della risposta del sindaco, di conseguenza di fatto poi la commissione consigliare era priva di qualsiasi forma di partecipazione anche alla risposta alla cittadinanza. Quindi quello che chiediamo con questo emendamento è di contingentare in maniera diversa la trattazione delle petizioni, delle istanze e delle proposte rispetto a come già come viene calendarizzata dallo statuto. Chiediamo pertanto che la risposta del sindaco continui a essere data entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione, ma che la trattazione dell'argomento passi in commissione consigliare entro 30 giorni dalla presentazione. Di conseguenza il comma 4, lo capiamo meglio, dice: alle istanze, proposte e petizioni esaminate dalla Giunta Comunale, sentite le competenti commissioni consigliari entro 30 giorni dalla presentazione, è data risposta scritta e motivata dal sindaco entro 60 giorni. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosi. Ha chiesto la parola il consigliere Tremolato. Prego.
posto che siamo favorevoli a porre dei paletti per cercare di snellire le procedure, e abbiamo un quesito da porre all'estensore. Qui dice che entro 30 giorni dalla presentazione va fatta la commissione, però in realtà le petizioni sono state esaminate dalla Giunta, quindi vengono presentate, la Giunta le esamina, non sappiamo quanti giorni passano, però entro 30 giorni dalla presentazione va fatta commissione. Già 30 giorni è un periodo molto stretto, soprattutto se non siamo in periodo, insomma, magari estivo. Poi avere 30 giorni, se facciamo al netto di quello che ci ha messo la Giunta a esaminarla, magari rimane una settimana. Mi sembra un po' tirato. Però se volevamo lasciarlo come principio ci piace, però così, tecnicamente non vorrei che dopo ci andiamo a complicare la vita.
Prego, consigliere Franciosi. Per allora, siamo, penso, spero, giunti a un accordo. Sui 30 giorni che sono troppo pochi, o quantomeno c'è troppo poco tempo per permettere alla Giunta di esaminare istanze, proposte e petizioni, e poi c'è troppo poco tempo per convocare le competenti commissioni, proponiamo una modifica di 30 in 45 giorni, in modo tale che la Giunta abbia a questo punto 45 giorni o 40 giorni a seconda per poter esaminare la petizione, poi può essere sentita la commissione competente e poi il sindaco, con l'opinione della Giunta e della commissione, può concludere l'iter e dare risposta scritta ai richiedenti. Grazie. Devo rileggere, scusate. Comma 4. Alle istanze proposte e petizioni esaminate dalla Giunta Comunale, sentite le competenti commissioni consigliari entro 45 giorni dalla presentazione, è data risposta scritta e motivata dal Sindaco entro 60 giorni. Va bene, grazie della precisazione. Andiamo in votazione. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 23, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevole 23. Il Consiglio approva. Procediamo all'articolo 18, è stato presentato un emendamento dai giovani se stessi. La parola alla consigliera Iosa per illustrarlo. Prego. Grazie Presidente. Dunque, con questo emendamento chiediamo di aggiungere all'articolo 18 il comma 6, secondo una proposta presentata dall'Associazione Sestese Persone Disabili. Ah no, qui sono tre votazioni. Sì. Il testo recita: istituzione della giornata della partecipazione cittadina, nella quale vengano presentate al Consiglio Comunale osservazioni, progetti e idee da parte dei singoli cittadini o cittadini associati. Al fine di invitare e sollecitare i cittadini, gli stessi verranno avvisati con almeno 60 giorni di anticipo a mezzo stampa o attraverso strumenti alternativi prima della proclamazione dell'evento. Le forme pubblicitarie e la modalità organizzativa saranno indicate all'interno del documento, regolamento comunale alla partecipazione. Questo, volevo dire una parola, questo documento nasce dalla proposta appunto che hanno fatto le associazioni sestesi delle persone disabili, e ci sembrava una bella idea da condividere, proprio perché venisse portata all'attenzione del Consiglio Comunale delle problematiche che magari non, per noi è difficile avere sotto gli occhi nel quotidiano. E ci sembrava anche un modo più svelto e più rapido, facendolo una volta all'anno, per poter sollecitare l'amministrazione, e poteva essere un'alternativa di partecipazione insieme alle altre che sono state proposte in questo statuto. Grazie alla consigliera Iosa. Ha chiesto la parola il consigliere Nossa. Prego. Sì, grazie Presidente. No, era per ribadire il concetto della consigliera Iosa, che, come dire, è stata capace, si è ricordata, tra virgolette, di presentare questo emendamento, molto corretto e da parte nostra molto condiviso. Condiviso perché è una tematica che, insomma, purtroppo spesso viene trattata in maniera un po' borderline, come si usa dire, e invece è una tematica dove certe forme di disabilità possono benissimo rientrare in una normalità della persona. Secondo questa associazione, che è l'ASPED, ha fatto e sta facendo molto nel territorio sestese, anche grazie ad altre associazioni già esistenti. Questo è per dire le associazioni di quanto sono in rete e di quanto bene facciano in città e quanto facciano il bene della città.
Ultimo motivo, noi abbiamo presentato anche una mozione approvata da tutti i consiglieri, quindi da tutto il Consiglio Comunale, che era relativa alla Convenzione ONU sui diritti ai disabili. Quindi mi sembra tutto molto bello, molto corretto da questo inserire. Ringrazio la consigliera Iosa, ricordiamoci che l'abbiamo inserito. Grazie. Grazie, consigliere Nossa. Ha chiesto la parola il consigliere Vavassori. Prego. Grazie, signor Presidente. Sì, anche da parte mia, credo anche da parte nostra e tutto il gruppo, accogliamo con favore questo emendamento, fermo restando che sicuramente andrà poi rivisto all'interno del regolamento comunale alla partecipazione la modalità di questa giornata, un po', cioè, mi viene da pensare un po' come è stato fatto anche nel cammino che ha portato alla revisione di questo statuto, nel senso che lì abbiamo fatto l'apertura, io partecipo, recuperando il lavoro fatto da Città Metropolitana, e avevamo dato anche dei tempi alle associazioni o ai singoli cittadini che venivano in commissione. Ecco, quella potrebbe essere un po' la modalità, poi da rivedere, ripeto, all'interno del regolamento comunale alla partecipazione, perché sicuramente va regolamentata quella giornata onde evitare che non diventino una settimana di consiglio comunale. Tutto qua. Grazie. Grazie, ha chiesto la parola la consigliera Franciosi. Prego. Grazie Presidente, già avevo la gola troppo, no, vabbè, lasciamo perdere. L'unica cosa, a parte, vabbè, saremo favorevoli rispetto a questo emendamento proprio perché qualsiasi forma di partecipazione cittadina alle attività consigliari ci trova favorevole. Mi permetterei una correzione, la prima volta che la faccio io, visto che tutti gli altri regolamenti comunali alla partecipazione è stato eliminato nei testi, probabilmente andrebbe eliminato anche dal testo di questo emendamento laddove dovesse venisse approvato dal Consiglio. Grazie. È una questione di denominazione del regolamento. Quindi denominato regolamento comunale, togliamo la partecipazione, non lo rileggo tutto da capo. Ok. No, io lo rileggo. Quindi votiamo. Astensione, aspetta. Okay. Non ho capito. Mettiamo in votazione l'emendamento presentato dal gruppo Giovani Se Stessi all'articolo 18,6. Sesto. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 24, contrari 1, astenuti nessuno, favorevoli 23. Il Consiglio approva. Mi autodenuncio, ero favorevole. Consigliere Tremolato, la può dire al microfono ancora acceso che favorevole. Allora, proseguiamo all'articolo 20.
Procediamo con l'articolo 20, comma 1, e sono stati presentati due emendamenti, una firma della lista civica Sesto nel Cuore, firmato dal Movimento 5 Stelle e da SEL, e uno singolo dai giovani se stessi. Prima facciamo la lista Sesto nel Cuore, chi lo illustra? Facciamo prima il suo? Va bene, allora la parola alla consigliera Franciosi per illustrare. Aiosa, mi scusi. Franciosi. Sono i capelli ricci. Allora, in realtà stavo parlando un secondo fa con il segretario, in realtà la presentazione dell'emendamento 20.1 e quello che presentiamo dopo 20.3 trattano lo stesso argomento con due modalità di gestione dell'articolo 20 differente. Questo emendamento nasce dalla proposta che abbiamo fatto fin dal primo giorno della commissione dello statuto, ovvero secondo noi sarebbe stato corretto mettere nello statuto i principi generali e rimandare poi al regolamento tutto quello che era la regolamentazione dei referendum, dei quorum e tutto quello che tratteremo poi in seguito. Questo ci è stato spiegato in commissione che la scelta dell'amministrazione non era questa, perché comunque dava alle scelte fatte con l'articolo 20 una valenza politica. La nostra motivazione nel proporre questo emendamento è molto semplice. Abbiamo visto tutti quanti quanto tempo ci è voluto nella modifica dello statuto. Ci sembrava più corretto, anche a fronte di chi verrà dopo di noi, lasciare una libertà diversa in una scelta così particolare di forte cambiamento come l'introduzione dei referendum che noi stiamo mettendo. Leggo l'emendamento. Si chiede di modificare il comma nel seguente modo: il Comune riconosce negli istituti dei referendum consuntivo, abrogativo e propositivo uno strumento di collegamento organico tra la comunità di Sesto San Giovanni e i suoi organi elettivi e ne favorisce l'esercizio. Il regolamento comunale della partecipazione, a questo punto, scusate, stando a quello che mi avete corretto prima devo toglierlo, è lo strumento che disciplinerà il perimetro delle regole utili all'esercizio degli strumenti referendari, nonché le procedure di presentazione delle proposte, le modalità di verifica dell'ammissibilità delle stesse, le modalità e i termini con cui le stesse sono discusse e votate in Consiglio Comunale. In caso di modifica dello statuto comunale, il regolamento comunale viene revisionato entro 45 giorni dall'approvazione dello statuto comunale. Chiede di inserire il contenuto dei commi successivi al 2 dell'articolo 20 nel regolamento comunale e procedere alla loro eliminazione all'interno dello statuto. Nel secondo... Li tratto tutti e due insieme, segretario? Ok.
Ha chiesto la parola il consigliere Tremolata, prego. Grazie. Sì, la proposta dei giovani sestesi l'abbiamo sentita anche in commissione e non nascondiamo che ha una sua dignità, cioè comprendiamo le ragioni che ha esposto brevemente questa sera perché non c'è tempo la consigliera Iosa. Secondo noi invece è giusto dare alle norme che vogliamo mettere nello statuto un rango, è giusto che vadano messe proprio nello statuto perché hanno un rango che secondo noi ha un livello corretto per quel tipo di dispositivo. Per esempio la norma per il referendum secondo noi deve stare in uno statuto e non in un regolamento. Questa è l'opinione nostra. Come esempio porto il fatto che a livello nazionale l'istituto del referendum è trattato nella Costituzione, poi è vero che viene magari poi dettagliato e magari anche nei regolamenti potrebbe essere dettagliato le modalità, ma lo stabilire cosa si può, cosa non si può fare, quali tipi di referendum, secondo noi è corretto metterlo nello statuto comunale e quindi saremo contrari. Se non ci sono, ha chiesto la parola la consigliera Franciosi. Prego. Grazie Presidente. Allora, su questo argomento di trasferire le caratteristiche, gli applicativi del referendum all'interno del regolamento è stato, voi ne avete discusso giustamente tutte le commissioni, io poi l'ultima o le ultime due commissioni ho fatto presente, perché l'ho trovato purtroppo all'ultimo momento, il regolamento comunale, quello che è al momento è vigente, il regolamento comunale per la consultazione dei cittadini ed i referendum, e praticamente all'interno di questo regolamento vengono ripetute tutte le cose che noi andremo a votare stasera. Nel momento in cui mi sono accorta di questa cosa, ho capito il senso della richiesta e della proposta dei giovani sestesi e credo che sia una proposta logica, anche perché in alternativa avremmo un doppione, quindi dovremmo fare un lavoro doppio, sia stasera sullo statuto che poi quando andremo in approvazione del regolamento che attuerà di fatto l'istituzione referendaria. Per cui secondo me questo emendamento è assolutamente, cioè noi lo voteremo a favore nonostante abbiamo presentato poi emendamenti alla struttura dell'articolo 20 così come è proposto. Grazie. Non vedo altre richieste di intervento, mettiamo in votazione. In votazione l'emendamento presentato dai giovani sestesi all'articolo 20.1. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 23, contrari 15, astenuti nessuno, favorevoli 8. Il Consiglio non approva. Procediamo sempre con l'articolo 20 al punto 1, presentato dalla lista Sesto nel Cuore, a firma Movimento 5 Stelle SER. Lo illustra la consigliera Pitta Ferrante, prego. Buonasera a tutti, grazie Presidente. Allora, con questo emendamento, faccio riferimento a quanto ha detto prima il collega Romagnello, per dire che siamo qui a fare l'emendamento, perché è vero che ne abbiamo parlato in commissione, però a noi sembra giusto dotare lo statuto anche di questa,
di questa opportunità. E cosa andiamo a chiedere? Chiediamo che l'articolo 20,1, che dice il Comune riconosce gli istituti del referendum consultivo, abrogativo, propositivo come strumenti di collegamento organico tra la comunità di Sesto San Giovanni e i suoi organi elettivi e ne favoriscono l'esercizio, cambi e diventi: il Comune riconosce gli istituti del referendum consultivo, abrogativo, propositivo e confermativo, cioè andiamo ad aggiungere e confermativo, come strumenti di collegamento organico tra la comunità di Sesto San Giovanni e i suoi organi elettivi e ne favorisce l'esercizio. Qui che cosa quindi andiamo ad aggiungere? Il referendum confermativo. Tengo a precisare che in Svizzera, che è il paese con più antica pratica degli strumenti di democrazia diretta, loro dalla metà dell'Ottocento attuano questi referendum, lì da loro esistono sostanzialmente due tipi di referendum. Il primo è quello che ha un nome diverso, ma sostanzialmente corrisponde al nostro abrogativo. Il secondo invece referendum è il referendum opzionale, che corrisponde a questo chiamato anche confermativo. Con il referendum confermativo i cittadini possono dire sì o no a un provvedimento prima che esso entri in vigore, e quindi si sospende l'entrata in vigore di un atto amministrativo. Quindi il referendum confermativo è concepito per riflettere ulteriormente su una delibera del Consiglio o della Giunta Comunale, coinvolgendo un pubblico più vasto e da quindi efficacia sospensiva. Le delibere sottoposte al referendum confermativo entreranno in vigore solo se otterrà la maggioranza dei voti validamente espressi. Le deliberazioni della Giunta Comunale possono essere oggetto di un referendum confermativo solo nei casi in cui non sia già stata adottata una delibera del Consiglio. C'è inoltre da considerare che con il termine, con la definizione confermativo data al referendum, si allude ad una funzione omologante che il voto popolare svolgerebbe nei confronti della delibera. E quindi la consultazione popolare diventerebbe un mezzo per ribadire, rafforzandola, la volontà della Giunta, quindi non più uno strumento di garanzia e opposizione per le minoranze, ma un quid pluris a disposizione della maggioranza. Con questo referendum andiamo nell'ottica di cambiare il ruolo degli amministratori locali, che quindi si configurano meno come decisori e più come registi o facilitatori. Si andrebbe nell'ottica di una specializzazione del ruolo amministrativo nella gestione di processi decisionali complessi, nella mediazione, nell'ascolto, attività una volta appannaggio esclusivo dei politici, attraverso l'elaborazione di un bagaglio sempre più ricco di tecniche e di approcci. Questa è la nostra proposta. Grazie. Ha chiesto la parola il consigliere Feltrin. Prego. Grazie, Presidente. Premetto, nel rispetto appunto dei consiglieri e delle consigliere qui presenti, che appunto la dichiarazione che intendo fare in realtà ha valore poi anche per una serie di votazioni successive, quindi non voglio appesantire la discussione. Quindi quello che sto per dire poi motiverà una scelta, una serie di voti che esprimerò subito dopo, di conseguenza, sull'articolo 20. Allora, pur riconoscendo e apprezzando la nobiltà dell'ispirazione appunto che ha determinato la stesura
di questi emendamenti, pur conoscendo anche le argomentazioni che in parte sono state ricordate adesso nell'intervento della consigliera Tita Ferrante, eppur, come ho detto, in sede preliminare di discussione ieri sera, pur condividendo appunto l'obiettivo ultimo finale di una democrazia diretta che, come ieri sera dicevo, coincide, secondo una nobile definizione di Kelsen, con l'identità di governanti e governati. Il sottoscritto però, come avevo ricordato ieri sera, ritiene che essa, quindi rispetto a chi propone questo tipo di modifiche all'articolo 20, la democrazia diretta non sia complementare, ma per la mia personale formazione politica, non pretendo di avere la verità in tasca, però per la mia personale formazione politica in realtà è non complementare ma sostitutiva della democrazia rappresentativa. Questo almeno è quello che io appunto magari vetero e giurassico in realtà continuo a pensare. Ma appunto l'obiettivo della democrazia diretta, che io continuo a ritenere un obiettivo alto, in realtà si scontra, come avevo anticipato nella discussione preliminare, con un dato di realtà che è quello della divisione del lavoro così come la conosciamo oggi. E quindi, visto che il pericolo, in assenza di elementi di democrazia sostanziale, non solo formale, quindi accesso, come dicevo ieri, accesso alle informazioni, no? Possibilità di formazione culturale e quant'altro, avvicina terribilmente, a mio giudizio, i tentativi approssimati di democrazia diretta a forme possibili di plebiscitarismo autoritario. Beh, in questa fase, lo ammetto, la mia è solo una difesa tattica, si sarebbe detto una volta, quindi una sorta di guerra di posizionamento della democrazia rappresentativa. E per questo appunto motivo su questo principio il mio no alla scelta del, scusatemi, referendum confermativo, come a tutte le altre scelte relative anche al quorum. Scusi Presidente se ho sforato. Ha chiesto la parola la consigliera Teormino. Prego. Sì, mi ha preceduto il consigliere che ha parlato prima, ma in parole molto più semplici. La motivazione per cui io ritengo che questa proposta, pur riconoscendo la validità, come ha detto poc'anzi il mio collega, richiede però una riflessione, cioè noi dobbiamo capire che responsabilità hanno le persone che vanno a votare, cioè se è vero che si tratta, e ancora oggi insomma crediamo in una democrazia che è rappresentativa, è chiaro che la responsabilità di chi vota ha la possibilità insomma di esprimerla proprio con l'operazione del voto, dando fiducia ad alcune persone, ad alcuni gruppi politici. Il fatto poi di continuare a confermare o non confermare in questo caso le decisioni prese, secondo me mettono in crisi, cioè insomma questo rapporto di fiducia che poi spinge un consigliere comunale piuttosto che un assessore a rappresentare i suoi cittadini. Quindi bisogna decidersi poi che cosa si intende. Cioè, veramente questo tipo di referendum continua a palleggiare su decisioni che poi difficilmente alla fine verranno prese, perché poi qualcuno deve decidere sulla scorta di un'energia, di una forza che è stata data al momento del voto e quindi in qualità di rappresentante di un gruppo di persone. E questo è il motivo che a me crea molta perplessità, senza poi dimenticare tutte le implicanze da un punto di vista pratico. Voglio dire, si fa fatica a decidere oggi con questo tipo di procedure, ci possiamo immaginare se ad ogni decisione proposta della Giunta o del Consiglio ci sia la possibilità tutte le volte che esca un referendum di tipo confermativo. Cioè secondo me alla fine si rischia di arrivare alla paralisi e non so questo quanto possa far bene al Comune e ad altre realtà, può essere la provincia che adesso non c'è più, la città metropolitana, piuttosto che la regione e quant'altro. Queste sono le perplessità. Questa seconda parte, se volete, è pratica, magari meno nobile, però poi alla fine la
la quotidianità con cui ci si trova a ragionare tutti i giorni. Grazie. Grazie alla consigliere Teolmino. Ha chiesto la parola il consigliere Bernardi. Prego. Grazie Presidente, buonasera. Sì, alcune argomentazioni fondamentali sono state richiamate dai due colleghi che mi hanno preceduto. Soprattutto l'ultima cosa che diceva la consigliera Teolmino è fondamentale. Spezzo anch'io una lancia in favore della democrazia rappresentativa rispetto alla democrazia diretta, aggiungendo che il referendum confermativo in Svizzera funziona perché c'è un sistema federale e di presa delle decisioni molto più snello che da noi. Non si può innestare in un sistema come il nostro, dove siamo soggetti come amministratori locali a degli obblighi di legge nazionali e a delle leggi nazionali che evidentemente ci costringerebbero alla paralisi, nel senso che ci sono tutta una serie di obblighi, di tempi che il referendum confermativo semplicemente non rischierebbe di non farci espletare. Allora, non penso, come diceva il collega Feltrin, che ci sia una questione di impossibilità di espletare la democrazia diretta. Io considero in termini generali velleitaria questa idea, nel senso che non ci si arriverà mai, però queste come dire, fanno parte anche di filoni ideali, ideologici diversi. Starei sul concreto, cercherei di non appesantire e di non andare fuori legge sostanzialmente. Un referendum confermativo oggi sarebbe, lo dico francamente, ed è per questo che siamo contrari, un disastro in termini amministrativi. Grazie. Grazie al consigliere Bernardi. Ha chiesto la parola la consigliera Franciosi. Prego. Grazie Presidente. Allora, un chiarimento. Gli obblighi di legge rispetto alle delibere che vengono trattate in Consiglio Comunale, se non sbaglio, ma spero che il segretario eventualmente mi corregga, sono relativi alle delibere di bilancio. Sono gli unici obblighi temporali all'interno di un anno di consigliatura. L'articolo 75 della Costituzione stabilisce che non sono ammessi i referendum per leggi tributarie o leggi che riguardino il bilancio, per cui il bilancio non può essere minimamente toccato da referendum. Quindi la paura di bloccare l'attività consiliare sugli obblighi di legge, quindi andare ad essere fuori legge, mi sentirei di scartarlo. Io mi permetterei, visto che ovviamente noi siamo a favore dell'introduzione del referendum confermativo, mi permetterei di farvi vedere l'aspetto della democrazia diretta da un altro punto di vista. Voi vedete la democrazia diretta sempre come uno spauracchio contro la democrazia rappresentativa. Noi invece la vediamo in un'altra maniera. La democrazia diretta lavora insieme alla democrazia rappresentativa, la affianca, cioè il punto è quello, democrazia diretta e democrazia rappresentativa dovrebbero finalmente poter lavorare insieme. È importante che la parte rappresentativa continui a dialogare con il cittadino nell'arco di tutta la consigliatura, perché purtroppo succede che il cittadino venga poi riconvocato dal partito piuttosto che dal gruppo politico solo in occasione della scadenza della consigliatura, della legislatura, eccetera. Sarebbe più corretto attivare i cittadini durante tutta l'attività consigliare, perché dal nostro punto di vista la democrazia diretta favorisce la coesione sociale, fa,
rende il cittadino più responsabile della vita all'interno della città, lo rende consapevole di quali sono le decisioni della Giunta. Fare un referendum abrogativo piuttosto che propositivo, piuttosto che confermativo, perché no? È un modo che la Giunta ha anche per ricevere nell'arco della consiliatura la conferma da parte del proprio elettorato, ma anche di altri elettori che non li hanno magari votati, che il lavoro in Giunta sta seguendo un giusto cammino e che è riconosciuto come corretto anche da parte della cittadinanza. Vi ricordo gli ultimi due referendum nazionali, ovviamente, quello del 2006, devo chiudere? Posso? Un secondo ancora. Quello del 2006, il risultato del referendum costituzionale del 2006 e dei referendum abrogativi del 2011. Se i cittadini non si fossero attivati e non fossero andati a votare, noi avremmo una riforma costituzionale abominevole, non che quella che arriverà sarà diversa, e avremmo la privatizzazione dell'acqua. Quindi occhio, la democrazia diretta ogni tanto porta del bene. Grazie. Grazie alla consigliere Franciosi. Ha chiesto la parola il consigliere Nossa. Prego. Sì, grazie. Una piccola integrazione, perché forse ho sentito male o delle inesattezze secondo il mio punto di vista. Regolamento comunale per la consultazione dei cittadini, referendum, recita: il conseguimento della finalità di cui al precedente comma deve essere perseguito dall'amministrazione e dall'organizzazione comunale attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative più economiche. Non è consentito di aggravare con adempimenti aggiuntivi quanto stabilito dal presente regolamento per ciascun istituto di consultazione popolare. Quindi, se c'è il pericolo di gravare o di appesantire la macchina comunale, viene completamente, diciamo, sorpassato da questo. Un'ultima cosa che secondo me è importante, vi è un referendum, forse secondo il nostro punto di vista è il più importante, ossia quello confermativo costituzionale, che non prevede, ripeto, confermativo costituzionale, che non prevede nessun quorum. Quindi questo è probabilmente, quando qualcuno tempo fa ha fatto la Costituzione, e l'ha fatta con il sangue di molte persone, oltre che con l'intelligenza di chi è rimasto, evidentemente cercava di capire come andava l'Italia successivamente e l'opportunità che la democrazia e le Costituzioni possono dare nel tempo. Grazie. Grazie consigliere Nossa. Prego, consigliere. Grazie, grazie Presidente, ma io credo che aderire ad una proposta simile, cioè di accettare l'introduzione di uno strumento referendario così incisivo, sia un atto di coraggio da parte della politica. E un atto di coraggio che fa di pari passo con una buona politica, perché una buona politica che è capace di dare risposte ai cittadini, di ascoltare, non teme lo strumento referendario. E dico queste parole perché io per primo ho cambiato opinione su questo tema, perché sono partito all'inizio di questo percorso contrario a questo tipo di introduzione, e oggi invece, anche alla luce dell'esperienza in Consiglio Comunale, credo che dotare la nostra città di uno strumento così incisivo possa sicuramente portare dei benefici. Quindi certo, se invece uno vuole mantenere un certo tipo di politica che in un momento storico di disaffezione dei cittadini alla politica non è in grado di dare, di mettersi in gioco, di fare autocritica e di mettersi anche sotto il giudizio degli elettori, beh, allora manteniamo pure lo status quo e non accettiamo questa proposta. Sentivo dire da un consigliere comunale che si rischia la paralisi dell'attività amministrativa. Nessuna critica, nessuna polemica, ma io non mi ricordo chi l'abbia detto, ma insomma, stiamo attenti, perché nel nostro consiglio comunale abbiamo interrogazioni che giacciono dal dicembre del 2014 e mozioni presentate dalle forze politiche che ancora devono essere discusse su temi importanti della città, che risalgono al gennaio del 2014. E credo che questa situazione sia dovuta anche, non me ne voglio il Presidente, ma ad una benevolenza partigiana della Presidenza di questo Consiglio, che non dà la spinta propulsiva agli organi
della Giunta di dare le risposte alle interrogazioni dei consiglieri comunali. Chiesto la parola il consigliere Romaniello, ne ha facoltà, prego. Sì, grazie Presidente. Facciamo un po' di chiarezza, perché poi molte volte ho l'impressione che non si capisca bene come funzioni un po' la macchina comunale. Allora, sì, dobbiamo fare chiarezza, la Ducci, ascolti anche lei magari. Allora, se andiamo in commissione, facciamo delle proposte, queste proposte non vengono accettate, non è che se poi si ripresentano le stesse proposte in consiglio comunale, i consiglieri comunali, vi spero un segreto, sono quelli che vanno anche in commissione, vengono qua e impazziscono e cambiano idea, rimangono sulle stesse posizioni. No, ho capito, ma si chiama anche saper usare in maniera efficace i luoghi e gli strumenti della democrazia. Abbiamo fatto un certo numero di commissioni, abbiamo fatto una discussione, nell'ambito della discussione sono emerse in maniera molto chiara ed evidente le posizioni delle forze politiche che in commissione sono rappresentate, quindi il dialogo è stato sviscerato in tutti i punti. Poi torniamo qua in Consiglio Comunale con la stessa proposta che in Commissione non era passata, rifacciamo la Commissione e la democrazia vuol dire che abbiamo perso, è colpa anche mia perché sto facendo un intervento che è una perdita di tempo fondamentalmente. Sì, ma no, chiaro, perché poi... Quindi non abusiamo poi degli strumenti. 15 commissioni, 16, non mi ricordo neanche più. Discussione, confronto e torniamo ancora con gli stessi argomenti. Mi sembra che siamo, certe volte sembra che siamo andati in loop. Poi no, non tiriamo fuori il coraggio. Cioè, voglio dire, i consiglieri comunali hanno il coraggio di esprimere le proprie opinioni. Se le proprie opinioni differiscono dalle nostre, non è che sono meno coraggiosi, hanno opinioni diverse. E quindi deve essere legittimata la posizione di ciascuno. Stiamo definendo un regolamento, ciascuno la vede come vuole, in quest'ambito si esprime, ma non è che se la Pennasi la pensa diversamente da me è meno o più coraggiosa di me, la pensa diversamente. Non ci sono scelte dal punto di vista regolamentari più coraggiose o meno coraggiose, ci sono visioni, punti di vista. E le commissioni, ve lo ricordo, sono fatte per capire quali sono i punti di vista di ciascuno. E la finisco qua. Consigliere Interferrante, non è previsto il suo intervento perché ha già avuto la possibilità di illustrarlo, quindi solo come dichiarazione di voto. Però adesso faccio una verifica. Prima la parola al consigliere De Noia. Grazie Presidente. Ma io volevo cominciare dicendo che, vabbè, nel rispetto delle opinioni di tutti quanti, spesso quando si è parlato di questo argomento anche in commissione si fa la confusione che si fa e che si confonde il nazionale con il locale. Perché è vero che negli ultimi tempi sono stati fatti determinati referendum, sono stati fatti molti referendum, alcuni sono andati molto bene. È vero anche che questi referendum sono stati proposti e portati avanti dalle associazioni, ma è anche vero che molti di questi referendum poi dietro avevano la partecipazione degli stessi partiti, delle forze politiche, magari le forze politiche che non erano al governo in quel momento. Quindi è vero che i cittadini si organizzano, ma è anche vero che gli stessi partiti, che sono quelli poi che compongono, che vanno poi a comporre le parti della democrazia rappresentativa, sono gli stessi che propongono il referendum. Quindi questo a livello nazionale. Ricordo anche che raccogliere le firme per un referendum e arrivare a un certo numero di firme per poterlo presentare a livello nazionale non è uno scherzo. Io ne ho raccolte parecchie perché sono stato in un movimento, in un partito politico che spesso e volentieri lavorava per raccogliere, per proporre referendum, quesiti referendari. Ecco, non è semplice, ci vuole tempo, bisogna correre nel momento in cui si arriva al termine, bisogna fare banchetti, bisogna attivarsi insomma in maniera forte. E spesso riescono i partiti proprio perché hanno una struttura e non sono singoli gruppi di cittadini o piccole associazioni, questo a livello nazionale. A livello locale è differente,
A livello locale è differente perché in realtà ci sono questi soggetti che sono piccole associazioni o che sono magari radicati sul territorio come quelle che fortunatamente partecipano anche alle commissioni consigliari e ci rendono partecipi del loro lavoro. Però io dico che dire che la politica a livello locale abbia paura di questa partecipazione è del tutto fuorviante, non si ha paura della partecipazione. È vero che a livello locale il modo, e ne abbiamo avuto prova in questi anni, il modo in cui si rincorrono le leggi, il modo in cui si modificano, i modi in cui i comuni devono trattare alcuni argomenti potrebbe assolutamente provocare dei ritardi o magari legare le mani a un'amministrazione. Questo non significa avere paura, questo significa che effettivamente ci sono dei problemi dell'amministrazione comunale che non derivano solo da questi anni, ma che purtroppo vedono i comuni da anni imbrigliati in problematiche che gli impediscono di fare quello che realmente un'amministrazione comunale dovrebbe fare. Scusate, volevo fare un intervento generale per poi non intervenire su tutti i singoli emendamenti, però non ho calcolato effettivamente che la dichiarazione per questo va bene. Farò più interventi e spiegherò in seguito, in seconda parte. Consigliere De Noi, non ho capito la sua dichiarazione però. Ha chiesto la parola consigliere Landucci, prego. Grazie. Io veramente sono molto, come dire, sono molto perplessa su questa cosa che è venuta fuori, non su questo articolo in particolare, ma in genere, che forse l'ho detto anche ieri sera, mi conferma nella bontà della scelta di non aver partecipato alle commissioni, perché veramente in questo caso devo dare ragione al consigliere Romagnello. Cioè avete fatto 16 commissioni per arrivare a questa roba qua, cioè cosa veramente fuori di testa, cioè cosa è costato ai contribuenti di Sesto questa roba? Cioè se uno fa 16 commissioni deve arrivare ad un testo concordato, altrimenti si fanno due commissioni, si capisce che se io dico bianco e quell'altro dice nero non ci metteremo comunque d'accordo, la facciamo finita e portiamo, andiamo in aula. Cioè adesso qui rifacciamo tutte le 16 commissioni, non ho capito, cioè adesso, e questo in generale, veramente mi sembra un sistema, c'è qualcosa che non ha funzionato, cioè un'incapacità di coordinare che però mi sento di imputare un po' anche al presidente della prima commissione, perché non va bene così, perché se io mi accorgo che dopo due sedute non si cava un ragno dal buco, si dice che di sedute non se ne fanno più, perché non ha senso. Cioè avete fatto 16 sedute per arrivare a presentare 200 emendamenti. Ma dico, ma cioè, ragazzi, cioè 16 sedute vuol dire aver pagato una cifra fuori di testa, sembriamo quelli di Messina con i gettoni di presenza. Cioè secondo me sarebbe andare sui giornali per arrivare poi a fare una roba di questo genere. Io veramente ritengo che sia una cosa inconcepibile. Detto questo, in particolare faccio fatica a capire perché, cioè sul particolare del referendum, che è un argomento che mi trova a livello locale assolutamente ostile, nel senso che secondo me è una forma non di deriva plebiscitaria, che sarebbe ancora una cosa nobile, se vogliamo dire, siamo al livello della caccia al consenso più bieco, no? Perché addirittura qui, cioè scusate tutti anche, ma cosa vuol dire 16 anni? Perché non 14 e mezzo? Cioè non 16 anni, o i residenti da un anno, ma un residente da un anno cosa deve sapere della città? Cosa vuole partecipare? Impari, la postia dentro, neanche cittadini, no? Cioè può essere un sedicenne arrivato un anno prima, neanche cittadino italiano. Ho capito, va bene, vogliamo dimostrare, no, sono 3 minuti invece di 5, vogliamo dimostrare di essere i più bravi del mondo, quelli che proprio vogliono intervenire, va bene, cioè, però ecco, mi domando se questa rincorsa
alla più bieca demagogia sia veramente utile alla città. Perché chiaramente passeranno tutte le cioè passerà tutto quello che ha già deciso che deve passare il PD grosso modo, poi abbiamo dato qualche contentino all'opposizione su discorsi piuttosto generali che tanto non danno fastidio a nessuno, perché appunto quando abbiamo votato che garantiamo di soddisfare i bisogni di tutti per le prossime generazioni, cioè va bene, chi direbbe di no? Cioè, no, io chi direi mai di voler negare ai miei nipoti il soddisfacimento dei loro bisogni? Chiudere, ecco, però grazie. Davvero io chiedo veramente al segretario comunale di cercare e agli uffici, insomma, di vedere di non fare mai più una cosa di questo genere. Cioè, non si possono ammettere 16 commissioni con il costo di 16 commissioni per arrivare a una cosa come quella di stasera. Cioè è una roba che non esiste. Se dopo due commissioni ci si rende conto che non si vuole lavorare a niente, ma si vuole arrivare in consiglio comunale a proporre tutto quello che ci è venuto in mente, si taglia via. Perché le commissioni sono cose chiudere, serie. E invece evidentemente queste 16 commissioni non sono state una cosa seria, perché altrimenti non si sarebbe dovuti arrivare a questo affare qua, che è una roba fuori di testa. Sì, sì. Cioè, che io trovo veramente inconcepibile, e io chiedo formalmente alla segretario generale di avere il conto esplicito di cosa sono costate le 16 commissioni. Chiaro, chiedo formalmente di avere il resoconto economico delle 16 commissioni e poi per pubblicarlo sui giornali e farlo capire ai nostri concittadini come sbattiamo via i soldi. La sua richiesta è agli atti, comunque ecco, registrata. Lo chiedo formalmente. Va bene, la funzionaria ha già percepito. La parola alla consigliera Antonioli, prego. Scusi, consigliera Antonioli, volevo dire, mi può spegnere il microfono? Allora, il regolamento prevede per l'illustrazione dell'emendamento sono 5 minuti e poi 3 minuti a consigliere per dichiarazione di voto. Non vorrei che dopo... Prego. Grazie signor Presidente. Allora, stiamo parlando di forme di partecipazione questa sera e tutto questo accade secondo me anche per quanto riguarda gli argomenti che ha portato prima la consigliera Franciosi, dal fatto che sono stati anche chiusi i quartieri, il decentramento. Quindi la partecipazione cittadina attiva è venuta un po', diciamo, a mancare. Sotto tutte forme di partecipazione che dovevano essere riviste, anche perché nelle circoscrizioni sempre più si stava andando a, diciamo, veniva mancata questa partecipazione perché non c'era molto coinvolgimento. Poi la legge purtroppo, la Bassanini, ha portato proprio alla chiusura del decentramento. Questa è una mancanza molto, molto forte, questo è quello che penso io in questo momento. Volevo dire che molto probabilmente, visto che abbiamo trattato lo statuto e ci sentiamo dire che abbiamo sprecato il tempo e sprecato il tempo dei cittadini, il denaro, molto probabilmente la partecipazione, la democrazia si vede che non serve più a nulla, perché dare la possibilità di espressione, se poi ci porta a questo... Cioè, rimango abbastanza delusa da quanto viene detto dalla consigliera Landucci, tra l'altro dalla consigliera Landucci che molto probabilmente è venuta in commissione una volta, si è venuta, quindi probabilmente ha fatto delle altre scelte, non le è interessato lo statuto, aveva altri problemi, ognuno ha i suoi problemi. Io penso che abbiamo fatto un buon lavoro, dopodiché ognuno in una democrazia può ripresentare quanto non ha accettato e non ha condiviso in commissione. Questo è quello che penso. Poi tutto si può discutere, però non si può dire, visto che parliamo di partecipazione, di democrazia, che noi non l'abbiamo avuta e che non ci sia stata. Grazie. Grazie alla consigliera Antonioli. Ha chiesto la parola la consigliera Iosa. Prego.
Grazie Presidente. Io come introduzione a questi emendamenti che verranno presentati sui vari temi dell'articolo 20, volevo fare un sunto dicendo che da parte nostra, durante le commissioni che abbiamo svolto, avevamo fissato dei punti in cui noi ci trovavamo in accordo con l'amministrazione. Quindi porteremo avanti quel filone che avevamo scelto in commissione e di conseguenza molti degli emendamenti che voteremo in questa serata saranno relativi a questo tema, saranno contrari perché la nostra scelta l'avevamo già fatta in commissione. Volevo sottolineare che non sono assolutamente d'accordo con il parere espresso dal consigliere Romaniello, perché io ritengo che questa sia la sede dove ogni gruppo politico esprime il suo parere e dove l'idea del gruppo politico resta agli atti e resta come dichiarazione di quel movimento o di quel partito. Volevo a questo punto anche sottolineare che all'inizio di tutto questo lavoro una delle nostre proposte non era stata solo quella di mettere nei regolamenti tutta questa parte, ma era stata anche quella di fare dei tavoli di lavoro che smaltissero il lavoro più grosso in modo tale da andare poi in commissione tutti quanti con le idee più chiare. Da donna poi vorrei fare anche una considerazione che mi sembra abbastanza ridicolo che all'interno di questo statuto si siano messi lu per sottolineare il genere e che poi più volte una donna si debba giustificare per non essere venuta in commissione perché aveva un problema di maternità. Forse abbiamo sbagliato anche noi nel lavoro della Commissione, perché esattamente come abbiamo votato a favore alcuni emendamenti che sono stati portati in queste serate in discussione in Consiglio Comunale, potevamo metterci d'accordo in Commissione e farli passare direttamente durante la Commissione. Però onestamente ci sottolineiamo il fatto del genere e poi in due sere ho sentito due volte la consigliera del Movimento 5 Stelle doversi giustificare perché ha avuto un problema di maternità. Mi dispiace, ma questa cosa in qualità di donna non la trovo molto giustificabile. Grazie alla consigliera Iosa, non ci sono più richieste, mettiamo in votazione l'emendamento presentato dalla lista Sesto nel Cuore all'articolo 20,1. Inizio votazione, diamo il tempo di arrivare, di raggiungere la postazione. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 23, contrari 16, astenuti nessuno, favorevoli 7. Il Consiglio non approva. Procediamo con l'emendamento portato all'articolo 20,2.
dalla lista Sesto nel Cuore a firma del Movimento 5 Stelle e SEP. Chi viene illustrato da? Per il gruppo Giovani Sestesi, siccome di fatto si propone di sostituire nella sostanza i commi che vanno successivamente al 2 per metterli nel regolamento al quale rinviano, nella partita del 20.3 si può contemporaneamente provare l'abrogazione dei commi successivi al 2, perché non interviene sul 20. Sulla comma 2. Nonostante sia qui, lo vedete nella tabella, ma la proposta che viene fatta è di abrogare i commi successivi al 2. E quindi non è sul 20.2. Quindi sono sostanzialmente due gli emendamenti che restano. Chi è che lo illustra? Consigliere Franciosi, lei? Sì, scusi Presidente, avevo nell'ordine dei... non riuscivo... mi ero un attimo persa perché nella mia cartellina avevo prima quello del gruppo Sesto nel Cuore. Allora, articolo 20,2. Proponiamo la seguente modifica. Hanno diritto, allora, il testo vigente recita: hanno diritto di partecipare al referendum abrogativo e propositivo tutti i cittadine e cittadini iscritte e iscritti nelle liste elettorali del comune di Sesto San Giovanni e quindi maggiorenni. Al referendum consultivo tutti i residenti a Sesto San Giovanni che abbiano compiuto i 16 anni di età. La nostra proposta di modifica prevede questo. Hanno diritto di partecipare ai referendum abrogativo, propositivo, consultivo e confermativo tutti i cittadini residenti nel comune di Sesto San Giovanni da almeno un anno che al giorno della votazione hanno raggiunto i 16 anni di età. Relativamente ai residenti provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea è necessario che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Questo perché, a parte aver portato i 16 anni di età sia anche per il referendum abrogativo e propositivo, mentre nella proposta c'è solo il consultivo, noi abbiamo ragionato, abbiamo pensato che visto che si parla di residenti e non di cittadini, riteniamo che sia utile al fine di poter permettere ai residenti sedicenni di avere una conoscenza, nonostante la consigliera Landucci abbia detto che un anno sia troppo poco, noi riteniamo che almeno un anno di tempo di residenza sul nostro territorio permetta a chi poi andrà a votare di avere una conoscenza. Piuttosto che niente è meglio un anno, quindi questa è la ragione per la quale proponiamo questa modifica. Non solo, ma visto che si parla di residenti e non di iscritti alle liste elettorali e quindi rientrando in questo anche i cittadini extra Unione Europea, riteniamo che debbano essere titolari di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, proprio perché in questo caso sono oggettivamente radicati sul territorio e possono esprimere un'opinione che sia il più possibile aderente alla loro vita vissuta sul territorio. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosi. Ha chiesto la parola il consigliere Nossa, prego. Sì, grazie. Allora, io sono uno dei firmatari di questo emendamento. Il problema è che questo emendamento adesso è stato superato in un pezzetto dove dice confermativo dall'emendamento precedente, nel senso che l'emendamento precedente proponeva l'istituzione di un istituto nuovo che era il referendum confermativo. Qui chiaramente il referendum confermativo non è più agibile, diciamolo così, essendo stato cassato nell'emendamento precedente. Quindi chiederei, o chiediamoci, se a questo punto
è corretto, prima che si venga a una discussione corretta e una votazione finale, di togliere la parola confermativa, essendo stato cancellato prima. Consigliere Franciosi, vuole rettificare lei al microfono, grazie. Intendo che magari qualcuno ha intenzione di intervenire sul resto, perché credo che il nostro emendamento riguardi non solo l'inserimento del confermativo, ma quanto l'età. Grazie. Poi dopo rileggo, magari ci sono degli altri suggerimenti, leggo l'emendamento una volta sola. Grazie. Grazie a lei. Chiesto la parola al consigliere Tremolata, prego. Grazie Presidente, mi soffermo sul tema 16-18 anni, effettivamente c'è stata parecchia discussione sia in commissione sia all'interno del nostro partito, sì, perché 16 anni, non 14, 15, 17 e mezzo, e a un certo punto uno deve prendere delle decisioni. Partendo dalla normativa nazionale che prevede 18 anni, noi intenderemo mantenerla sull'abrogativo, che ha un valore vincolante molto, molto stretto per l'amministrazione comunale, e sul propositivo, che comunque ha un suo peso nell'amministrazione comunale, cioè se un referendum propositivo raggiunge il suo scopo, ovviamente l'amministrazione comunale deve tenerne conto. E invece ci sembra interessante un'apertura per quanto riguarda il consultivo ai 16 anni, per dare la possibilità di questa apertura, di questa possibilità di iniziare a far partecipare alla vita politica persone che secondo noi hanno la capacità di intendere e volere, e quindi ci sembra un'apertura per quello che è possibile fare sui temi che non sono in contrasto con la normativa e il dispositivo nazionale. E quindi per questo motivo, questo per come è proposto qua, ci vede contrari. Vai. Non ci sono interventi, se la consigliera Franciosi vuole aggiungere qualcosa, prego. Allora, se ho capito, consigliere Tremolada, scusi, se ho capito correttamente, cioè a voi la parte sottolineata portata nella sezione dei 16 anni, cioè mantenere i 18 anni per abrogativo e propositivo, e poi una residenti di almeno un anno, da almeno un anno nella sezione del consultivo? No, non ho capito. Comunque, no, ok. Siccome purtroppo non ho ascoltato tutto, ho soltanto sentito la fine, quindi comunque, ok, va bene. Quindi mettiamo in votazione l'emendamento così come è stato presentato dal gruppo Movimento 5 Stelle. Inizio votazione. No. Abbiamo votato tutti. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 22, contrari 18, astenuti 1, favorevoli 3. Il Consiglio non approva. Proseguiamo sempre con l'articolo 20.2, dove è stato presentato dal gruppo Sesto nel Cuore. Lo illustrerà la consigliera Titta Ferrante. Prego. Allora, premetto che chiaramente, essendo stato non accettato il discorso del referendum confermativo, questo lo vado a modificare prima di presentarlo, perché sennò è inutile presentare questo,
questo emendamento, quindi lo vado a togliere confermativo e l'emendamento diventa in questo modo, che hanno diritto di partecipare, e parlo dell'articolo 20,2, hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nell'istettorale del comune di San Giovanni, diventa che hanno diritto di partecipare al referendum consultivo, abrogativo, propositivo, tutti i cittadini residenti da almeno un anno al comune di Sesto San Giovanni, che abbiano compiuto il 18° anno di età. Cioè, per noi i 18 anni hanno importanza, è l'età della maggiore età, quindi per gli adolescenti ci sono altre forme di partecipazione, che sono le petizioni, c'è tutta un'attività prepolitica, quindi lascerei invece questa attività più politica in senso stretto ai maggiorenni. Perché consideriamo i residenti? Perché i residenti sono quelli che di fatto vivono la città e quindi per noi è importante che tutti i residenti abbiano voce in capitolo sugli argomenti in questione del referendum. Grazie. Grazie a lei. Quindi lei toglie il confermativo. Tolgo confermativo per poter discutere l'emendamento, se no è chiaro. Non mi risultano richieste di intervento, quindi lo mettiamo in votazione. Così come è stato illustrato. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 25, contrari 18, astenuti 2, favorevoli 5. Il Consiglio non approva. Sì, allora proseguiamo con l'articolo 20 al punto 3, con l'emendamento presentato dai giovani sestesi, così andiamo a chiudere la parte precedente. Poi passiamo con Sesto nel Cuore, quello di SEL e quello del PD. Prego, consigliera Ios. Grazie Presidente. Allora, questo emendamento è un'integrazione all'emendamento che abbiamo proposto precedentemente. Voleva sottolineare in maniera molto più dettagliata l'importanza che davamo al regolamento comunale nella gestione del tema della partecipazione. Quindi il primo punto rimaneva uguale, il regolamento comunale della partecipazione, leggo la parte che avevamo aggiunto, il regolamento comunale della partecipazione è lo strumento che disciplinerà il perimetro delle regole utili all'utilizzo dell'esercizio degli strumenti referendari, nonché le procedure di presentazione delle proposte, le modalità di verifica dell'ammissibilità delle stesse, le modalità e i termini con cui le stesse sono discusse e votate in Consiglio Comunale. In caso di modifica dello Statuto Comunale, il regolamento comunale viene revisionato entro 45 giorni dall'approvazione dello Statuto. Chiede di inserire il contenuto dei commi successivi al 2 dell'articolo 20 nel regolamento comunale e procedere alla loro eliminazione all'interno dello Statuto. E qui invece vincolava il regolamento. Il regolamento comunale sarà approvato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e il regolamento sarà approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
In questo modo, dando questo particolare rilievo al regolamento, ribadisco il concetto di prima, si voleva comunque dare la possibilità, eventualmente in futuro ci fosse un'altra amministrazione, di avere la possibilità di modificare il regolamento in maniera più snella, ma veniva anche vincolato il fatto che il regolamento gestisse una partita importante e che di conseguenza gli davamo più o meno la stessa valenza di votazione che c'era nello statuto, che c'è nello statuto. Grazie alla consigliera Iosa. Posso tecnicamente soltanto dire che di fatto quindi la proposta a voto è di sostituire gli attuali tre seguenti commi con questo comma, ed è evidentemente collegato alla proposta di emendamento del comma 1. Quindi c'è il link 1, questo. Va bene, se è tutto chiaro, mettiamo in votazione l'emendamento presentato dal gruppo Giovani Se Stessi. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 21, contrari 12, astenuti 2, favorevoli 7. Il Consiglio non approva. Andiamo avanti con l'emendamento presentato dal gruppo Sesto nel Cuore, che non c'è nessuno, allora procediamo con presentato, sono tre presentate dal PD, SEL, presentiamo, illustriamo il suo, consigliere Nossa, prego. Aspetto un secondo che entra la consigliera Tita Ferrante o mi esprimo? Sto chiedendo. Allora, molto semplice, l'articolo 20, comma 3. Vediamo come fare per essere veloce. Allora, il Consiglio Comunale adesso, quello di cui stiamo discutendo stasera, dice: il Consiglio Comunale entro 30 giorni dall'emissione del giudizio di ammissibilità indice il referendum abrogativo e o propositivo su materie di esclusiva competenza locale, quando lo richiedono il 3% degli iscritti nelle liste elettorali, secondo l'ultima revisione dinamica, e consultivo quando lo richiede il 3% di tutti i residenti di San Giovanni che abbiano compiuto i 16 anni di età. Noi aggiungiamo dopo propositivo e o confermativo, che chiaramente a questo punto viene eliminato, su materia di esclusiva competenza locale, quando lo richiedono, anziché il 3%, 1000 cittadini che abbiano compiuto 16 anni di età e che sono residenti a Sesto San Giovanni da almeno un anno. Sì, sì, sì.
Anche qui non ci sono dichiarazioni, lo mettiamo in votazione. Consigliere Nossa, prego. Sì, no, volevo semplicemente spiegare il perché di questa presentazione, mi sembra corretto, insomma. Perché 1000 piuttosto che 950 o 1050 o altri? Perché ha un significato questo 1000. Questo 1000 è la proporzione spalmata di ciò che è un referendum nazionale. 500.000 firme, per noi sono circa 1000 firme. Ecco il perché di questa presentazione. Quindi ricalca in modo equo, democratico e partecipativo ciò che è a livello nazionale, senza creare, diciamo, discriminanti tra ciò che è nazionale e ciò che è comunale. Quindi per avere lo stesso limite di firme, quindi la stessa partecipazione. Semplicemente questo, grazie. Va bene, dopo questa spiegazione, non vedo intervento, lo mettiamo in votazione. Inizio votazione. Diamo il tempo di, se vuole votare la consigliera Iosa. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 22, contrari 18, astenuti nessuno, favorevoli 4. Il Consiglio non approva. Allora no, il sindaco rettifica la votazione a microfono acceso, prego. Contrario, grazie. Proseguiamo, l'emendamento questo è presentato dal Partito Democratico. Chi lo illustra, prego, consigliere Tremolata. Grazie Presidente, molto semplice. Il Consiglio Comunale entro 30 giorni dall'emissione del giudizio di ammissibilità indice il referendum consultivo, propositivo o abrogativo su materie di esclusiva competenza locale qualora lo richiedano il 2,5% di tutte gli OLE aventi diritto al voto. In questo modo abbiamo voluto cogliere due opportunità. Uno, semplificare il fatto di mettere aventi diritti al voto così a seconda della base elettorale che vogliamo applicare, cioè 18enni, 16enni, automaticamente cambia. E soprattutto abbiamo, rispetto a quello che era la proposta alla fine licenziata dalla Commissione, abbassare il numero di firme richieste, venendo un po' incontro a quello che, per esempio, nell'emendamento precedentemente presentato dal consigliere Nossa e anche da altri nel Consiglio Comunale e anche da molti cittadini, questa richiesta di abbassare la necessità di firme richiesta per poter rendere più agevole da parte dei cittadini accedere a questo strumento del referendum. Grazie. Ha chiesto la parola il consigliere Bernardi, prego. Sì, per dichiarare il nostro voto favorevole, con una precisazione rispetto a una considerazione che faceva prima la consigliera Franciosi che merita attenzione. Allora, la democrazia diretta è, secondo me, assolutamente non uno spauracchio, è cosa seria e importante, che però va regolamentata e va resa accessibile in maniera corretta a tutti i cittadini. Allora, non penso, non credo, che moltiplicare le forme referendarie e regolamentarle con dei quorum bassi o, come dire, non rispondenti a una consultazione reale di tutti i cittadini sia cosa buona e giusta. Questo emendamento è la costruzione di questo tentativo di rendere la democrazia diretta una cosa un po' più seria e meno da battaglia ideologica. Grazie. Grazie al consigliere Bernardi. Non vedo
richieste di intervento, lo mettiamo in votazione. No, ha chiesto la parola. Consigliere Nosso, prego. Allora, noi saremo favorevoli perché, come ci ha insegnato il vice sindaco Rivolta quando era capogruppo prima e consigliere adesso, piuttosto che niente, mai piuttosto. Quindi voteremo sicuramente a favore. Grazie. Vabbè, ha retrocesso il vice. Dopo la retrocessione del vice sindaco andiamo in votazione. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consigliere presente al voto 21, contrari 3, astenuti nessuno, favorevoli 18. Il consiglio approva. Procediamo con l'ultimo emendamento presentato da Sesto nel Cuore, lo illustrerà la consigliera Titta Ferrante, prego. Sì, questo emendamento è molto simile a quello presentato dal collega prima, si differenzia dal fatto dei 18 anni, mentre prima abbiamo, è stato chiesto che l'articolo 20 al comma 3 si portasse dal 3% al 1000 cittadine che hanno compiuto 18 anni rispetto a prima che hanno compiuto i 16 anni. Ecco, preciso che per discutere questo emendamento vado a togliere ancora la parola confermativo, che chiaramente speravo che il Consiglio approvasse, quindi gli emendamenti successivi ho sempre considerato anche il referendum confermativo. Quindi togliamo confermativo e andiamo a chiedere che e il Consiglio Comunale, entro 30 giorni dall'emissione del giudizio di ammissibilità, indice il referendum abrogativo o propositivo e o consultivo su materie di esclusiva competenza locale, quando lo richiedono almeno 1000 cittadini che hanno compiuto 18 anni. Allora, 18 anni è sempre il discorso che dicevo prima della maggiore età per essere in politica attiva. Per quanto riguarda i 1000, oltre a quanto detto dal collega Nossa, io aggiungerei una cosa, che 1000 a mio parere sono ancora eccessivi per una richiesta di referendum, anche in considerazione del fatto che gli attuali consiglieri comunali, che possono presentare personalmente proprie iniziative al Consiglio Comunale, hanno ottenuto voti di preferenza che, se li andiamo a prendere uno per uno, non si arriva a 1000, se non per alcuni, perché devo ripetere tutti i voti che abbiamo preso: De Noia 60, Cremonesi 68, Foggetta non c'è più, del nuovo non sarà di meno comunque, Gianvecchio 111, Boccia 123, Bernardi 131, Lanzoni 140, Tremolada 152, Teormino 159, Romagnello 168, Vavassori 180, Titta Ferrante 189, Torracco 204, Antonioli 231 e andiamo avanti fino ad avere Di Stefano 695. Quindi per me 1000 voti sono comunque esagerati se consideriamo i voti di ciascun consigliere comunale. Quindi quello che sottoponiamo è, a nostro avviso, una via di mezzo tra il 3%, il 2,5% e quello che è la realtà del nostro Consiglio Comunale. Per cui io chiedo di considerare positivamente questo nostro emendamento. Grazie. Grazie alla consigliera Titta Ferrante. Ha chiesto la parola il consigliere Feltrin. Prego. Grazie Presidente. Do il dato statistico, era un voto in meno, per cui poi se vuole registrare rispetto a quello che aveva preso il compagno Foggetta. Ma al di là delle battute, una domanda molto tecnica. Noi abbiamo appena approvato un emendamento che stabilisce il 2,5 su 18 anni e 16. Avendo approvato questo, mi sembra che questo sia assolutamente improponibile, a meno che il Consiglio comunale soffra di schizofrenia, e non lo escludo, però questo è incompatibile col voto precedente.
Quindi non so se formalmente deve essere per forza messo al voto, però mi sembra bypassato dal voto espresso prima. Dopo risponde la dottoressa, prego, consigliere Nosso. Sì, grazie. No, vorrei mettere forse dell'altro materiale per la dottoressa di quanto riguarda questo emendamento, a mio parere, nel senso che l'ultima riga dice che hanno compiuto 18 anni e che sono residenti a Sesto San Giovanni da almeno un anno. Secondo me questo va contro la legislatura e la legislazione nazionale sui modi e i tempi in cui si vota. 18 anni, se uno si trasferisce poco prima di votare, non è un problema. Un anno secondo me non esiste a livello di legislazione, però magari è una mia, come dire, non conoscenza corretta. Grazie. Risponde il segretario, prego. Insomma, ci provo. No, la disciplina, il principio generale è che la disciplina del referendum è quella che definite qui e o nel successivo regolamento attuativo, per cui riferimenti di carattere nazionale e altro non necessariamente sono una conseguenza automatica, diversamente non staremo qui a ridisciplinare. La seconda cosa, fermo restando che poi ragioni di più o meno opportunità o coerenza sono altri aspetti che non hanno attinenza chiaramente con i miei interventi. Per quanto riguarda invece la tematica, sì, cioè non potrebbe dire non ha senso perché a meno che non la si intenda come un subemendamento che interviene sull'emendamento precedente. Per un discorso di semplificazione procedurale, chiaramente un ribadire il concetto, così come se il precedente è passato, vuol dire c'è contrarietà su questo, insomma, andare a rivotare per evitare insomma, di fare interruzione a questa sequenza, anche se la conseguenza è automatica, evidentemente ci sarà un voto contrario, però. Siccome non si è disciplinata questa ipotesi in sede di ufficio di presidenza, conferenza capigruppo, né disciplinata nel nostro regolamento, la riespressione del voto contrario come incoerenza al voto favorevole precedente è confermativo del fatto che sei contro questo qua, a meno che non decidiate qualcosa di diverso, dico al presidente in questo caso, di procedere così in avanti, oppure magari rispetto alle votazioni domani sera, qualora ci fossero delle situazioni palesemente in contrasto e superate dalle votazioni precedenti. Andiamo avanti così. Grazie. Dopo la dichiarazione di ammissibilità, non ci sono interventi, lo mettiamo in votazione. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 21, contrari 18, astenuti nessuno, favorevoli 3. Il Consiglio non approva. Se ci sbrighiamo, se acceleriamo un attimino, volevo concludere almeno il primo foglio fino all'articolo 20.4, così domani sera. Allora andiamo avanti. All'articolo 4 è stato presentato l'emendamento sia da SEL che Movimento 5 Stelle. Il primo in ordine, consigliere Franciosi, lo vuole illustrare il suo, prego. Grazie Presidente. La modifica a questo comma è frutto di un mio intervento in sede di commissione. Riteniamo che la modifica di questo comma rispetto allo statuto ancora vigente sia peggiorativo, nel senso che lo statuto vigente prevede che non siano argomento di referendum il bilancio, le attività amministrative e le norme regolamentari relative alla elezione e nomina degli amministratori, personale comunale e il funzionamento del Consiglio Comunale. I tre punti successivi, cioè gli statuti delle fondazioni, gli atti da cui derivino gli obblighi nei confronti di terzi e il piano di governo del territorio, sono delle aggiunte fatte con questa modifica. Quello che ho sottolineato in commissione è che dal nostro punto di vista, facendo così,
il materiale per proporre referendum si praticamente si elide a niente, perché di fatto quasi nessuna tematica comunale poi può essere argomento di referendum. Non solo, ma dal momento che il quesito referendario, ed è la ragione per la che insomma, la tesi che ho portato in commissione, dal momento che il quesito referendario verrà poi reso ammissibile o inammissibile da una commissione di tre componenti, diventa secondo me superato, i paletti vengono superati dal parere della commissione. Non solo, ma appunto, come dicevo poco prima, l'articolo 75 della Costituzione stabilisce chiaramente quali sono gli argomenti ammessi, quali sono gli argomenti non ammessi per il referendum, mentre l'articolo 8 del TUEL rilascia poi ai singoli comuni le normative più o meno restrittive rispetto a quali sono le tematiche referendabili. Quindi il nostro emendamento recita in questa maniera: possono essere sottoposte a referendum tutte le materie di esclusiva competenza del Comune, ovvero rispetto alle quali il Comune possa esprimere proposte, pareri, indirizzi e orientamenti, ferma restando l'applicazione della normativa nazionale. Ciascun referendum deve avere per oggetto una sola questione e il quesito referendario deve essere formulato con brevità e chiarezza in modo univoco. Appunto, a conferma di questo, se un referendum se un comitato propone un quesito referendario che non può essere oggetto di referendum, sarà poi responsabilità della commissione dare il parere negativo poi alla successiva raccolta di firme. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosi. Non ci sono dichiarazioni, andiamo in votazione dell'emendamento. Inizia votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 17, contrari 13, astenuti 1, favorevoli 3. Consiglio non approva. Questo articolo è stato presentato un emendamento dal gruppo SEL, a firma anche dal Movimento 5 Stelle. Andiamo ad illustrarlo, la parola al consigliere Nossa, prego. Sì, grazie. Cercherò sempre di non leggerlo, ma di dire solo qual è la differenza. Praticamente in commissione si parlava di un fatidico punto H, che nel precedente statuto non c'era, ed era l'ultimo, dove praticamente viene inserito come materia di esclusiva competenza del Comune, quindi non referendaria, il piano di governo del territorio e documento ad essi collegato. Noi questo nel nostro emendamento lo abbiamo tolto. Grazie. Grazie consigliere Nossa. Non ci sono interventi, mettiamo in... Consigliere Nossa ha richiesto la parola. Prego. Sì, grazie. No, vorrei anche specificare perché ho fatto questo emendamento. Allora, ma poteva farlo nell'illustrazione. Però se qualcun altro voleva parlare era corretto. Allora, commissione 8 luglio 2015, al tempo trascorso 1:03, mia domanda: si può fare questo referendum? Risposta: no. Quindi se non lo mettiamo è la stessa cosa. Segretaria generale dice: ma non so per quale ragione sia stato inserito. Dottor Finazzi dice: per completezza normativa. 1:04, dottor Finazzi dice: se non si vuole metterlo, non lo mettiamo. Il Comitato dei Garanti dichiarerà che non è ammissibile. Poi la discussione viene continuata. È verbalizzato, se volete potete vedere. Ecco il perché io ho riproposto questo, solamente perché è una derivazione della Commissione, quindi ho fatto solamente ciò che in Commissione avevamo patuito che venisse fatto. Grazie.
chiesto la parola alla consigliera Franciosi, prego. Grazie Presidente, a ulteriore conferma non esiste una normativa che prevede che il piano del governo del territorio non possa essere argomento di referendum comunale. Torno a ribadire che le materie non referendabili sono, cioè quali sono le materie non referendabili sono di competenza del Comune, che appunto le definisce nello statuto. Non c'è una normativa nazionale che sta a parte per il bilancio e per le leggi tributarie, non esiste una normativa nazionale che preveda l'esclusione del PGT dalle materie referendabili. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosi. Non vedo richieste di intervento, lo mettiamo in votazione. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 22, contrari 15, astenuti 1, favorevoli 6. Il Consiglio non approva. Procediamo con l'articolo 20.4 ter. È stato presentato un emendamento dal PD e Movimento 5 Stelle. Da SEL, Movimento 5 Stelle. Allora, il primo presentato dal Partito Democratico viene illustrato da consigliere Tremolata, prego. Ma scusi, allora, questo qui è a firma anche dal gruppo Verso Sesto, Democratici per il Cambiamento e Federazione della Sinistra, prego. Sì, la presentazione è molto semplice, poi ognuno potrà intervenire. Sì, si vede un po' male. E sull'articolo 20, la consultazione referendaria consultiva propositiva abrogativa è valida se ad essa prendono parte elettrici e elettori in numero superiore al 20% degli aventi diritto al voto. Su questo la Commissione aveva chiuso i suoi lavori con un numero di 30% come quorum, partendo, ricordo, da uno statuto in vigore che prevede il 50%. Dopodiché ci siamo sentiti di proporre questo emendamento, condividendolo appunto con le altre forze della maggioranza, anche in questo caso per venire in maniera, penso e credo che sia apprezzato, consistente, incontro a quelle che sono state durante i lavori di commissione sia le istanze portate da forze politiche della maggioranza e dell'opposizione e da richieste di cittadini per avvicinare il più possibile lo spirito a quello che viene appunto definito come quorum zero, sul quale noi non siamo d'accordo, però ci vede d'accordo il fatto di avvicinarci il più possibile alla possibilità che questo strumento di partecipazione diretta, pur con tutte le regolamentazioni del caso, possa funzionare. E per questo è stato presentato. Grazie Presidente. Grazie consigliere Tremolada. Non ci sono richieste di ha chiesto la parola il consigliere Nossa, prego. Sì, grazie. No, allora innanzitutto un apprezzamento per quanto riguarda la nostra formazione politica, quindi per quanto riguarda SEL, di questo abbassamento della quota, che 20% è sicuramente apprezzabile. La cosa che volevo aggiungere è che noi nel 2011, quando votammo il PGT delle aree falche, avevamo evidenziato in quel voto, seguito poi da anche un ordine del giorno, alcuni punti, tra cui uno di quelli era che il referendum erano per il quorum zero e quindi non ci allontaneremo di da quel punto di vista, pur apprezzando questo tipo di discorso che ci sembra un discorso sicuramente che viene incontro alle esigenze della popolazione. Grazie. Grazie consigliere Nossa. Mettiamo in votazione l'emendamento presentato dal Partito Democratico ed altri gruppi. Inizio votazione. Fine votazione.
Consiglieri presenti al voto 19, contrari nessuno, astenuti 4, 15 favorevoli. Il Consiglio approva. Procediamo con sempre all'articolo 20.4 ter, presentato dal Movimento 5 Stelle, a firma della lista civica Sesso nel Cuore e SER. Prego. Grazie Presidente. Allora, questo è l'emendamento che porta, che dovrebbe introdurre quorum zero. Ovviamente, essendo passato l'emendamento precedente, immagino già il risultato finale di questo, però ci terrei a spiegare perché noi portiamo avanti e sosteniamo fortemente il quorum zero. Sono diverse le ragioni. La prima è perché i sostenitori del no, nel momento in cui un referendum viene poi messo in votazione, vincono più facilmente purtroppo dei sostenitori del sì, in quanto la campagna elettorale per il no è sia dispendiosa, per cui chi è contrario a un referendum fa campagna anche per l'astensionismo al voto. Quindi ovviamente la campagna per il sì si riduce di molto. È un bastone tra le ruote nei confronti della democrazia, perché un quorum zero porta di fatto alla decisione, cioè decide chi va a votare, non tanto chi, senza mettere appunto il paletto del quorum. Diventa. È un premio soprattutto per chi non partecipa, per cui riteniamo il quorum di fatto un paletto alla partecipazione. Il referendum secondo noi è un'occasione che la cittadinanza ha per esprimere il proprio parere al di fuori delle elezioni e quindi per attivarsi e partecipare. Mettere un quorum va appunto a ledere la partecipazione. Il voto è segreto, però in questo caso è ovvio che chi va a votare tendenzialmente vota a favore del referendum, mentre chi è contrario può nascondersi dietro il semplice astensionismo. Sono note le campagne elettorali per i referendum, ahimè nazionali perché comunali non abbiamo alcun confronto, dove importanti esponenti di partito dichiaravano ai propri elettori: andate al mare piuttosto che andare a esprimere il proprio diritto dovere di elettore. Pertanto riteniamo che il quorum zero sia il baluardo della partecipazione e debba essere introdotto nel nostro ordinamento statutario. Di conseguenza il nostro emendamento recita così: la validità dei quattro referendum, dal momento che appunto noi rimane anche il confermativo, non è necessaria nessuna partecipazione minima degli aventi diritto al voto e il referendum si intende approvato se ottiene il 50% più uno dei voti validi. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosi. Non vedo richieste. Consigliere Nossa, prego. Sì, grazie. No, noi, come ho detto in precedenza, siamo da sempre favorevoli al quorum zero. Lo siamo perché secondo noi il quorum zero o l'abbattimento del quorum fa sì che ci sia una lotta politica, una discussione politica verso un argomento che altrimenti non ci sarebbe, insomma, no? Non verrebbe percepita dalla popolazione. Quando non esiste il quorum i cittadini si interessano, quando vi è un quorum i cittadini non si interessano. Vorrei far presente che l'Italia è uno dei pochi paesi al mondo in cui esiste il quorum sui referendum. Se cito quelli a noi vicini di lunga storia democratica, non c'è l'Italia, ma abbiamo la Francia, la Gran Bretagna, l'Irlanda, ho preso degli appunti, vi chiedo scusa. Posso parlare dei Paesi Bassi, dell'Irlanda, della Spagna, cioè chi più ne ha più ne metta. Però noi siamo in compagnia forse della Lituania e di alcuni paesi, diciamo, che da poco hanno visto la cortina di ferro, come si usava dire, essere abbattuta, io dico fortunatamente.
Ripeto, per noi l'abbattimento del quorum è essenziale perché si discute. L'abbattimento del quorum porta alla partecipazione e quello che noi e altri movimenti politici stiamo cercando di portare nello statuto è la partecipazione, non portare via potere a qualcuno o decidere cose che giustamente e correttamente devono fare altre istituzioni, ma è concorrere a fare qualcosa di meglio, concorrere a fare qualcosa insieme dove, quando e se possibile, perché per noi, lo ripeto, 60.000 cittadini se stesi probabilmente hanno idee che magari 30 o 40 persone non riescono a collimare in una stanza. Grazie. Grazie consigliere Nossa. Ha chiesto la parola la consigliera Pennasi. Prego. Grazie Presidente, ho chiesto la parola perché in questo caso io voterò in modo difforme rispetto al mio gruppo, in quanto condivido le motivazioni di chi ha presentato l'emendamento e dei colleghi che mi hanno preceduto e sono convinta che, profondamente convinta che diciamo la democrazia sia di chi partecipa e avendo comunque tutelato i temi rispetto ai quali si può indire un referendum. La raccolta del numero di firme, penso che le tutele siano sufficienti, viene garantita a tutti la comunicazione, la pubblicità, la conoscenza dell'esistenza del referendum e quindi data a tutti la possibilità di votare sì o no, dopodiché così come è in altri ambiti elettorali decide chi partecipa a questo punto, visto che nel nostro paese e a queste condizioni tutti hanno la possibilità di partecipare. Quindi io voterò a favore di questo emendamento. Grazie. Grazie alla consigliera Pennasi, non ci sono più interventi, lo mettiamo in votazione. Ho chiesto la parola alla consigliera Titta Ferrante prima della votazione. Prego. Sì. Sì, noi volevamo, mi scuso se prima mi sono dovuta assentare e spero di non ripetere magari qualche altro intervento. Per noi è importante, volevo sottolineare l'importanza del quorum zero che però mi sembra che sia già presente a Sesto San Giovanni, ad esempio per quanto riguarda i contratti di quartiere Pappagliona o per l'orto condiviso di via Martesana oppure per piazza della Chiesa di via Pisa, senza dimenticare il regolamento comunale delle associazioni che non prevedono nessun quorum di partecipazione. Mi pare che tra l'opinione pubblica si fa sempre più largo l'idea che la regola del quorum possa e debba essere messa in discussione. Il dubbio comincia a serpeggiare anche tra diversi studiosi e osservatori della politica. Credo che sarebbe importante riuscire almeno ad aprire un dibattito sulla questione del quorum, che però a quanto pare si è definito solo in due o tre interventi, forse anche vista l'ora, che sono le 23:44. Quindi sosteniamo l'importanza del quorum zero, anche non solo per quanto è stato già fatto a Sesto. Grazie. Grazie alla consigliera Titta Ferrante. Andiamo in votazione. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 21, contrari 15, astenuti nessuno, favorevoli 6. Il Consiglio non approva. Allora, procediamo con l'emendamento apportato all'articolo 20.5 dal Movimento 5 Stelle a firma di SEL. Vediamo questo qua. No,
Sì. Va bene, facciamo questo? Così si chiude un articolo. Sì, chiudiamo l'articolo 20 così. Consigliera Franciosi, prego. Grazie Presidente. Leggo subito l'emendamento, dal comma 5 modificato. Il risultato del referendum consultivo, propositivo, confermativo e abrogativo per l'amministrazione comunale è vincolante. Riteniamo pertanto non di eliminare tutti i paletti che vengono introdotti con la modifica al comma 5 dello statuto vigente, in quanto detto anche riprendendo anche quanto detto prima dalla consigliera Pennasi, i paletti sono stati dati, gli argomenti di referendabili sono ormai stati disciplinati. I cittadini si sono attivati, hanno partecipato, hanno espresso una loro opinione. Questa opinione deve essere vincolante per l'amministrazione. Non è accettabile che poi una giunta possa votare in maniera, un consiglio comunale possa poi prendere una posizione in antitesi rispetto all'esito del quesito referendario, sia esso positivo o negativo, perché potrebbe anche essere potrebbe anche vincere il no ed essere in antitesi con la posizione della giunta e della maggioranza. Grazie. Ha chiesto la parola il consigliere Feltrini, prego. Sì, ma ammetto la colpa, volevo capire dalla consigliera Franciosi se nella lettura è già modificato eliminando il confermativo. Mi sono distratto io, quindi volevo solo capire questo. Possiamo confermare? Sì, abbiamo capito bene. No, non l'avevo nella lettura, ho letto confermativo. Se dovesse passare l'emendamento, direi che il confermativo è eliminato, mettiamola così. Tanto non passa. Quindi no. Noi lo mettiamo in votazione, propositivo e abrogativo per l'amministrazione comunale vincolante. Ha chiesto la parola il consigliere De Noia, prego. Grazie Presidente. Come dissi ieri sera nel mio primo intervento, credo che ci debba essere un giusto peso tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta. Nel momento in cui appunto sono stati, come già detto, presentati tutti i paletti che si vogliono, diciamo che regolano il referendum, nel momento in cui tutto questo viene superato, cioè vengono raccolte le firme e viene votato, io credo effettivamente che poi debba essere vincolante per l'amministrazione, proprio perché con tutti i paletti che abbiamo messo, alla fine possiamo considerare il voto dato al referendum come la voce dei cittadini. Quindi il mio voto per questo emendamento sarà favorevole. Grazie al consigliere De Noi, 20.5. Consigliere Nossa ha chiesto la parola, prego. Sì, no, per una dichiarazione di voto. Noi saremo favorevoli perché paletti sia a livello di persona sia a livello di altro tipo sono stati messi ampiamente prima e quindi ho l'impressione che andremo a votare forse su che tipo di fiori vorremmo nei giardini in futuro, però almeno su quello che sia, come dire, vincolante. Ecco perché noi voteremo a favore di questo. Grazie. Ha chiesto la parola il consigliere Tremolari. Sì, molto brevemente, noi siamo contrari, ma volevo motivare il perché. Non è che secondo noi non è vincolante per l'amministrazione comunale, sono le modalità con la quale questi referendum, ciascuno per quello che gli compete, diventano vincolanti. Allora, nell'articolo 20, così come è proposto, definisce che cosa comporta ciascun referendum. Quindi non è che non è una cosa seria e quindi per noi viene fatto e poi non ha nessuna conseguenza. È vincolante con quelle modalità lì. Invece dire tranchant è vincolante e senza dargli delle modalità, secondo me è meno forte che non dargli delle modalità con le quali ciascuno poi diventa, diciamo così, operativo su quello che è la macchina comunale. Per esempio, come è modificato, dice che è vincolante ma non dà delle scadenze. Secondo me è più debole paradossalmente di come era il dettato che è proposto dalla Commissione, quindi siamo contrari. Grazie consigliere Tremolata, la parola alla consigliera Landucci. Devo dire che le parole del consigliere Tremolata mi lasciano di sale, cioè praticamente diventa vincolante se l'approva il consiglio comunale,
Quindi in pratica nel confronto tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta vince la democrazia rappresentativa 10-0, perché in pratica se un referendum viene approvato dalla gente e il Consiglio Comunale decide che quel risultato non gli piace, lo cassa e la gente prende e insaccoccia il suo risultato positivo e va a casa. Cioè, è una cosa incredibile. Cioè, non credo che questo qui, secondo me, sia assolutamente un modo per dire abbiamo parlato per 2 ore di una roba, ma noi vogliamo che a decidere sia il Consiglio Comunale con la sua maggioranza. Diamo al popolo bue, di cui non ci fidiamo, il contentino con 10.000 paletti di votare qualche quesito, ma ci riserviamo il diritto di, come dire, di dare poi l'ok, perché se per caso questo risultato non ci piace, votiamo contro. Una cosa sarebbe dire dare dei termini, una cosa è dire, come si dice qui, che ci vuole una deliberazione del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale può anche votare contro e decidere che, perché sul referendum abrogativo vuol dire abrogare una cosa che il Consiglio Comunale aveva deciso. Allora i cittadini decidono di abrogarlo e questo voto viene riportato in Consiglio Comunale, che decide di, invece che non gli va bene, perché gli andava bene la scelta, come no? È scritto che... No, la protezione è lasciata al regolamento. Il regolamento lo vediamo, ma insomma non ha senso. Io dico, i risultati, vogliamo fare il referendum, abbiamo deciso che facciamo votare i sedicenni, quelli che sono residenti da un anno, quelli, allora a questo punto diciamo che il risultato è vincolante, punto. È almeno questo. Se no, che senso ha fare il referendum se i risultati non sono... Infatti, devo dire... Allora, il referendum propositivo, ove il quesito sia stato approvato dalla maggioranza dei partecipanti di quel comma 4 ter, viene percepito nei suoi effetti entro 60 giorni da specifica deliberazione del Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta. Il che vuol dire che se non c'è il voto favorevole della maggioranza assoluta, il risultato non viene recepito. E quindi il referendum viene cassato. Punto. Il secondo referendum consultivo, qualora il Consiglio Comunale non intenda procedere al recepimento, adotta delibera motivata con il voto favorevole del terzo requisito. Cioè, se questo non vuol dire cassare la volontà popolare, non so cosa lo voglia dire. Benissimo, per carità. Cioè, allora era inutile farli. È un modo comunque per prendere in giro la gente. Benissimo, va bene così, contenti voi. Grazie consigliere Landucci. Ha chiesto la parola il consigliere Feltrin. Appunto, la mia dichiarazione di voto è favorevole, per quello chiedeva la consigliera Francesi, se eliminava appunto la forma confermativa dall'emendamento, visto che non è passata, appunto per dar coerenza, pur non essendo io, l'avete capito, per quali motivi, che non sono quelli di altri in questa sala, no? Favorevole appunto ad alcune scelte, però in questo caso per dar seguito a un valore, no, referendario, una volta eliminato il confermativo che questo statuto non prevede, non vedo perché votare contro questo emendamento. Grazie, allora mettiamo in votazione. Andiamo in votazione, prego, inizia votazione. Fine votazione. Consigliere presente al voto 22, contrari 9, astenuti nessuno, favorevoli 12. Il Consiglio approva. Lo dica al microfono, consigliere Antonioli. Non sono riuscita a votare contro, no. Anch'io
No, non è che non si può, non sono riuscita a votare. È diverso, consigliera Landucci, grazie. Allora, la consigliera Antonioli, che non è riuscita a votare, ha espresso il voto contrario. Adesso risulta il consigliere Torraco che... Contrario. Ma lei ha già votato, eh? Mi scusi. Il mio voto... Mi scusi, no. Non ho votato e il mio voto è contrario. Ma scusi, dov'è Torraco? Non ho votato, ma non ha votato, non è astenuto. Non ho votato. Scusate un attimino, risulta che il consigliere Torraco non ha votato, non aveva votato. Quindi ha fatto una dichiarazione che vota, lo ripeto ancora, consigliere contrario, vota... Contrario. E quindi non c'è nessun tipo di problema sulla votazione. Confermiamo? L'Antonioli, che anche lei non aveva, ha votato contro, anche lei. Quindi? No, ma infatti io stavo cercando ancora di capire, perché volevo decidere bene, ma infatti non ho votato, ho fatto tardi, ma faccio la mia dichiarazione di voto, è contrario. Quindi non è che ho votato a favore, non avevo votato, stavo cercando di capire. Tutto lì. Consigliere Torraco, a prescindere che uno può anche erroneamente votare una cosa e poi correggersi subito, a prescindere. Io direi di annullare questa votazione e rifarla. Non ci siamo. No. Allora, no. Presidente, funziona così, scusi. No, adesso però così non va bene. Ma passa lo stesso, ha no? Votato a favore contro ed è giusto che abbia votato contro, che venga verbalizzato che ha votato contro, ci mancherebbe. Mi scusi, se la votazione è chiara non ripetiamo. Ha votato contro il consigliere Torraco, l'abbiamo visto tutti. Ma ha di votato... cosa avete paura? Scusate un attimo, ma di che cosa avete paura? Ma l'abbiamo già fatta la votazione. Allora, un attimo, spengo il microfono un attimo. Un attimo che mi consulto col segretario. Ma l'abbiamo già Sì, quindi una, per cortesia, a verbale risulta questa votazione 11 contrari e 12 a favore, quindi il consiglio approva. Avevate paura? Anche se perché pensavate che qualcun altro modificasse il suo voto alla seconda votazione, ma non credo, siamo tutti maggiorenni. Grazie, grazie a tutti, abbiamo fatto un buon lavoro, grazie, a domani sera.